Eccoci qua, mamma mia, aspetta che mi rimetto un po' più in qua. Oh, facciamo apparire anche le barre, così forse ci siamo. TikTok è pronto? Ci siamo? Siamo attivi? Oh, allora, oggi grande, grande sorpresa, grande, grande novità. Microfono su, microfono giù, microfono a destra, microfono a sinistra, perché siamo multimediali. Cioè, questa parola ti riempi la bocca. TikTok, Instagram, televisione, YouTube, Facebook, Spatatrack, chi più ne ha più ne metta, oggi è tutto diverso. Perdonami, fai vedere un attimo con la 2, fai vedere cosa abbiamo qui. Dov'è il cameraman qui di TikTok? Se devi stare, devi stare qua. Lui si occupa di quell'altro, cerca di non distrarti perché sennò... Allora, fai vedere intanto, fai vedere di cosa dobbiamo parlare oggi, ti prego. Oh, allora. Ah. Inizia a carrellare. Oggi è una trasmissione diversa. Oggi è tutto, tutto diverso, perché questo è un esperimento, è una prova che stiamo facendo. Come vedete abbiamo un buon centinaio di orologi da proporvi, ok? E non sono tutti, ma insomma abbiamo fatto un po' una selezione, tra alti, bassi, di prezzo, di marche, di tutto. A rispondervi, oggi abbiamo messo in piedi un'equipe che è pazzesca, perché ci abbiamo al telefono il buon Vito e il buon Emanuele, poi su TikTok abbiamo il buon Davide, su Instagram abbiamo il buon Christian e su YouTube e Facebook abbiamo il buon... Perdone, Gianni, stai in regia, come ti chiami tu, Alberto? Mannaggia, mannaggia. Come ti chiami tu? Bartolo. Il buon Bartolo? Oh, hai visto? Non ci voleva molto. Cioè, non mi veniva il nome, aiutatemi un po' anche lì. Beh, va bene. E insomma, oggi facciamo tutto molto diverso. Tutto molto diverso. Dammi la linea perché voglio un attimino parlare con gli amici. La cosa fondamentale è... La grande differenza tra oggi e tutte le altre trasmissioni, spero che le prossime, anche domani e tutti quanti, vadano in questa maniera, ma dipende anche da voi, come sempre, perché voi siete i più grandi giudici della Terra. La grande differenza è che, ragazzi miei, qui non siamo solo per vendere, ma siamo per parlare con voi di orologi e, se siamo bravi, per proporvi l'orologio che magari sconquinfera un po' la vostra mente e vi fa venire voglia di dire... Quello potrei anche decidere di comprarlo, ok? Questo è l'obiettivo, la mission. Ti faccio una domanda, ma quel robino dietro di te, butta aria forte o è delicato? Delicato. Ecco, io metterei la velocità più alta, okay. Forse al posto tuo, un suggerimento così d'amico, sai come si usa a dire? Chiedo per un amico. Oh. Tu che cosa c'hai, Vito? Tutto bene da quelle parti? Sì, complimenti dal signor Gianluca, ha detto artigliere pesante oggi. Gianluca, grazie, complimenti per gli orologi, perché io non ho ancora fatto nulla, non so neanche se sarò in grado di fare nulla, ma va bene, siamo qui. Bene. Tu come sei messo? Posso. Qualcuno mi scrive, qualcuno mi dice, qualcuno mi fa? Stanno mettendo tanti mi piace, quindi... Bravi, a proposito, cosa fondamentale, mamma mia, mi dimenticavo. Per chi ci segue da Facebook, da YouTube, dai social, da TikTok, da Instagram e compagnia bella, mettete, vi prego, il mi piace, mettete il mi piace, perché è fondamentale, ci aiutate in questo progetto ed è uno di quegli elementi importantissimi per capire, scusate, poi ne parlate anche un'altra volta, grazie, è uno di quegli elementi fondamentali perché noi possiamo andare avanti, farlo anche domani, la prossima volta e compagnia bella, ok? Bene, perfetto. Iniziamo con una bella carrellata. Iniziamo, sia tu che lui, fate una bella carrellata e vi voglio dire una cosa importante. Nel frattempo voi guardate un po' di orologi, ovviamente qui aspetto che voi interagiate, mi chiedete, io ho visto quello, quanto costa, di che anno è, com'è il corredo, c'ha la scatola, c'ha la garanzia, la revisione, come funziona, insomma queste domandine qui fondamentali, o se avete anche domande un po' più generiche, ben che vengano anche quelle. Qualcuno si vede meglio, qualcuno si vede peggio, li abbiamo appoggiati perché sono tanti. Poi pian piano ci organizzeremo sempre meglio per fare queste cose. Io ho già ordinato dei nuovi vassoi, abbiate pazienza di noi, ma è stata una decisione bene o male dell'ultimo momento, ok?
L'altra cosa fondamentale che ci tenevo a dirvi è, voi ricordate chi siamo noi, vero? C'è scritto, non vi sbagliate. Chiossone, Luxury Watches. E perché è importante Chiossone, Luxury Watches? Per voi perché deve essere importante? Per un motivo solo. Perché vi dà la possibilità di comprare gli orologi a condizioni vantaggiose. Ma non parlo prettamente a livello economico. Stai facendo la carrellata? No, perché vedo che ti allontani molto spesso. E falli controllare a lui, tu concentrati sulle tue cose, ti prego. Dicevo, è importante che vi diamo orologi così, che hanno quel gusto d'occasione. E il gusto d'occasione come lo traduci? Innanzitutto, signori, non c'è occasione, non c'è opportunità, non c'è, non voglio usare quella brutta parola, ma giusto per capire, affare che tenga se non c'è sicurezza del prodotto che compri, perché se il prodotto non puoi essere sicuro che sia originale, che sia in buone condizioni, che sia perfettamente funzionante, che sia impermeabile, insomma, tutta la compagnia bella delle caratteristiche che giustamente voi dovete richiedere, cari miei, il prezzo conta zero, non conta poco, conta zero, perché il prezzo di fronte a un orologio poco interessante è poco interessante, ok? Detto questo, che secondo me è l'aspetto veramente più importante di tutti, poi partiamo ai prezzi. Io dico sempre che noi ci siamo tarati a livello di mercato e compagnia bella su un aspetto fondamentale, ovvero noi siamo connessi con il mondo, cosa intendo? Che le guardiamo anche noi le quotazioni, quelle sui portali, quelle insomma, no? Le guardiamo anche molto bene. E io vi invito a guardare tutti i nostri prezzi e a parità di condizioni, di anno, di corredo, non vi dico di qualità perché purtroppo sui portali di qualità non ne parlano, e questo è uno dei motivi per cui io non ho mai voluto lavorare sui portali, abbiamo sempre il prezzo o più basso o tra i più bassi in assoluto, ok? Perché non sempre si può essere i primi, eh? Quelli che dicono io sono fortissimo, io sono bravissimo, 100 su 100, io ci credo poco. Però 90 su 100 sì, ecco, 90 su 100 sì, quello ve lo posso dire con serenità, con tranquillità. Mirko tu, ci scrive, dopo una vita in TV, ora su TikTok. Ma siamo anche in TV, Mirko, non è che siamo solo su TikTok, siamo anche in TV, cioè non ci facciamo mancare nulla, giusto per non sbagliarci. E intanto un saluto all'amico Paolo da Varese, 17 Paolo, milioni. Grazie, grazie mille, grazie davvero. E mi raccomando, prova a guardare anche tu sui portali, sui social, su YouTube e sui vari canali e dimmi un po' cosa ti sembra, se ti piace, se e magari se ti piace butta anche tu un ditino sul cuoricino, sul like o sul mi piace. Ricordiamo che sì. Intanto siamo già a 1000 mi piace su TikTok. Sono pochi 1000, dobbiamo arrivare almeno a 50.000, esatto. Perché abbiamo gli obiettivi. Ah, ecco, dammi un attimo la linea anche tu Gianni, questo è molto importante, per voi che ci guardate anche in TV, fate una cosa bella, spostatevi. Se è possibile, spostatevi. Aprite TikTok sul cellulare. Perché vi dico TikTok e magari non Instagram, non YouTube? Perché l'idea è quella di concentrarci su un mezzo che ci dà possibilità di allargare gli orizzonti. E a differenza di altri mezzi, TikTok ti dà questa possibilità. Cosa vuol dire? Che se tu vai su TikTok e guardi questa diretta, come la stai guardando adesso in TV, senza problemi, e inizia a mettere mi piace, su TikTok ne puoi mettere anche più di uno, quindi se vuoi puoi mettere lì col ditino, se non ti stanchi, vediamo quanti minuti riesci ad allenare questo ditino fantastico in questo movimento, che insomma fai un po' di stretching prima al dito, cerca di farlo, però ti metti lì, guarda, prendi il telefono e tu finché non impazzisce il telefono ti fa male il dito, una dei due. Ecco, se c'hai voglia di fare questa cosa grandissima per noi, fantastica, per noi sarebbe molto importante, perché sto cosa di TikTok, cosa mi funziona? Che più uno sta lì e allena il dito, e più ci dà visibilità. A te non costa nulla se non un qualche secondo di, insomma, di crampo al ditino, ma non è niente, poi si allena, viene meglio, no? Ma a noi ci dai forza. E attenzione, perché darci forza? Perché più diventiamo forti, più abbiamo visibilità, più vendiamo gli orologi, più ne compriamo. E visto che noi non abbiamo voglia di diventare ricchi, abbiamo voglia di vivere felici, cosa succede? Che
i prossimi orologi, più ne vendiamo, più i prossimi orologi saremo ancora più competitivi. Perché i costi dell'azienda, se sono distribuiti su 1000 orologi all'anno, incidono tot euro a orologio. Se sono distribuiti su 2000 orologi all'anno, incidono meno e quindi tu puoi abbassare il prezzo di vendita, che viene a vostro vantaggio. È ovvio, è chiaro. Dimmi. Qualcuno gli è venuto il crampo al dito? Aspetta, se gli regaliamo un orologio, mi faccio venire 10 crampi al dito. Ah, beh, questo potrebbe essere... Il problema è che bisogna quantificare che orologio vuole in regalo per avere 10 crampi al dito, però ne possiamo parlare, eh? Resta connesso che ne parliamo, adesso ci inventiamo qualche formula magica anche qui, non ti preoccupare, che tu non so se mi conosci, ma sappi che io sono uno che va a nozze con queste cose. Va. Vabbè, abbiamo detto tutto quelle che sono le regole del programma. Ah, no, aspetta, tra le altre cose c'è anche un vantaggio immediato sul discorso TikTok, perché se arriviamo a 50.000 like, e adesso siamo esattamente a? 2.200, quindi insomma, ragazzi, abbiamo tre ore, abbiamo il tempo di arrivare non a 50, ma molto di più, ma a 50.000 like noi prendiamo un orologio e vi facciamo uno sconto. Voi sapete che noi sconti non ne facciamo mai, ma... A livello promozionale, per TikTok, facciamo lo sconto. E se arriviamo a 100.000, prendiamo un secondo orologio e facciamo uno sconto. E se arriviamo a 200.000, prendiamo un terzo orologio e facciamo uno sconto. E di 100.000 in 100.000 andiamo avanti. Fino a 1.000.000, perché a 1.000.000 poi lo sconto diventa enorme. Lo sconto, 1.000.000, c'è da andare giù di testa e diventa enorme. Ok, questa è la cosa fondamentale. Beh, abbiamo detto tutte le regole, il manuale di istruzione, abbiamo spiegato. Un saluto bene da parte del signor Luca. Luca, grazie. Ed è un altro amico che ci scrive dalla California. Barese, in questo momento in California, che ci saluta. Spero che tu sia in vacanza, che top. Ma anche se sia lì a vivere, top lo stesso, eh. Cioè, insomma, in California. Poi non lo so, a me piacciono tanto gli Stati Uniti, gli stati caldi. Perché se tu mi dici vai a New York, no, New York d'inverno fa freddo, d'estate fa un caldo dell'anima, la città è anche bella, ma ragazzi a livello di clima non mi gusta proprio. Beh, mentre invece California, Florida, New Mexico, Texas, quelle sono cose che mi divertono di più. Vabbè, comunque, possiamo iniziare a lavorare o ci siamo distratti abbastanza? Beh, allora, nel frattempo, mentre giochiamo, c'è qualcuno che mi ha chiesto un orologio? Possiamo iniziare a far vedere un orologio? C'è un prezzo che volete sapere? C'è... Come vanno i mi piace? Ci sono i crampi alle dita? Siamo a 4.000. Vedi che c'è qualcuno che si sta facendo venire il crampo. Mi raccomando, il crampo, finché non sentite dolore, continuate, non vi preoccupate. Allora, possiamo fare... scusa, fai vedere un attimino questo plateau degli Omega? Sia uno che l'altro. Fai vedere un attimino. Fai vedere. Questi sono tutti nuovi, se non ricordo male. A parte l'edizione limitata Targa Florio e i due Reduced... Sono tutti nuovi, tra cui ci sono molti Moon, c'è anche un Seamaster, insomma c'è qualcosa da divertirsi, ma a prezzi folli, perché vi faccio un esempio. Il Moonwatch Esalite, che ne abbiamo più di uno come ben vedete, ok, quello viene, Vito correggimi se sbaglio, viene 7.900 di listino, dico bene? Ma noi che siamo un po' pazzarelli ve lo diamo a 6.295, stai attento. 6.295. A proposito, scusa, vai di lì, chiedi ai ragazzi che stanno di là. Io una volta mi ricordavo di avere un Daytona acciaio oro quadrante grigio, che a me piace a morire. Gli chiedi se è disponibile. Poi ci chiedono... Dimmi tutto. In basso a destra c'è un orologio con una lunetta verde. Oh mamma mia, in basso a destra l'orologio, lunetta verde. Sarà un Lorenz? Fai vedere, cioè abbiamo uno che ha il quadrante verde, lunette verde, uno che ha solo il quadrante verde. E uno che c'è, no, due che hanno il quadrante verde. Prova a dare un'occhiata, se l'amico ci dice qual è, noi volentieri vi facciamo vedere tutto, perché insomma non è che ci tiriamo indietro. Insomma. I Lorenz sono tutti nuovi, noi siamo, lo sapete, in ottimi rapporti con casa madre, siamo amici, molto amici. Ormai da anni siamo amici. Allora, com'è? Solo lunetta verde, aspetta un attimo, sarà questo. Allora, vieni qua, fallo vedere. Nuovo, questo è l'Hydro Sub Swiss Made, 100% Swiss Made, 100% Swiss Made.
è il nuovo Hydrosub Trasfere, referenza 90011, completo di tutto, nuovo di pacca, 1190 euro. 1190 euro. La ghiera in ceramica, guarda che carino che è, la scritta rossa, guarda che bellino che è. Che? Che hai detto? C'è? Dove? L'acciaio è oro? Quello grigio? Non sento. Scusa. Fallo vedere, tu fallo vedere, non ti preoccupare. Fallo vedere. Ah, bene, non sentivo. Lui ha, è dotato di un microfono, ma si vergogna perché è un ragazzo timido. Mi pare proprio di sì. Scusa, questo è col Sellita, il crono è con lei. Esatto. Sì, 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 ha ragione l'amico. Ha ragione l'amico. Assolutamente sì. Va bene. Allora, questo abbiamo fatto vedere. L'hai portato? Bravissimo. Allora, aspetta un po'. Vieni qua. E questo c'è anche la versione rossa degradé che a me piace da impazzire. Voglio dirvi una cosa, perdonate. Chi è che zooma qua? Qualcuno, dammi un attimo la linea, o fai vedere sto orologio, insomma, vedi tu come devi fare. Allora, io qui ho un Daytona acciaio oro quadrante grigio. Visto che io sono un po' sensibile a volte alle cose, vi devo chiedere scusa. Qualcuno mi aveva detto, Chiossone, qualche giorno fa, ma voi, cioè qualcuno vi fa concorrenza? A parte che ci sono tanti che ci fanno concorrenza, mica uno, non tanti. Perché fortunatamente per voi, ma anche per noi, in Italia c'è tanta gente che vende orologi. Però io non la vedo proprio concorrenza, o meglio, non la vedo come concorrenza dal lato negativo, io la vedo come concorrenza dal lato positivo, che è uno stimolo. E giusto per dare una risposta a quella persona, che non so neanche se mi sta guardando in questo momento, ma poco cambia, fate vedere questo. Questo è un 2007 full set, aspetta un po'. Così, 2007 full set, in condizioni che, ragazzi, sembra nuovo. Ora, ovviamente 2007 io non vi dico che è nuovo, ma ragazzi miei, se lo vedete dal vivo, c'ha poco da invidiare ai nuovi, ok? Questo è un orologio, caro il mio buon Vito, che viene proposto da tutto il mercato italiano a prezzi interessanti. Diciamo che quelli bravi, ma quelli bravi, e non tutti sono bravi, perché sono molto competitivi, si aggirano tra i 18 e i 18,5, ma c'è chi chiede 19, c'è chi chiede 20, eh? È vero Vito? Come è giusto che sia. Esatto. Noi, con 4 anni di garanzia, 4 anni di garanzia, che non ve li dà nessuno 4 anni veri di garanzia, signori, ci abbiamo messo anni per arrivare a darvi 4 anni di garanzia, con investimenti importanti, il laboratorio di controllo qualità, con ricerche, test fatti su migliaia di orologi, cioè non è stata una cosa così, una passeggiata di salute. Comunque, con 4 anni di garanzia in condizioni come nuovo, noi chiediamo 17.220 euro. Poi mi dite, ma perché tu fai questi prezzi storti? È perché io faccio un calcolo matematico, il ricarico minimo. Arrivano subito i complimenti da parte del signor Enrico. Grazie Enrico, grazie. E tu a 17.220 euro, un orologio così, che tra le altre cose è anche bello lungo di bracciale, voi sapete che le maglie acciaio e oro qui costicchiano. Voi non lo trovate più, in queste condizioni, con queste garanzie, già portata a casa vostra, già spedito a nostra cura, imballaggio, spese e responsabilità. Attenzione! Ok, non lo trovate più. Caro mio Vito, te capì qui come funziona la vita? Bravo, fai un fermo. No, anzi no, vai in carrellata, non lascia fare, vai in carrellata tu. Niente, questo era della vetrina, è uno dei tanti che sta in vetrina. Dove sta fanciullo? Fallo riportare in vetrina, che non l'ho mica... vabbè. E scrivete che arriveranno, perché qui siamo sempre in fase d'acquisto, ragazzi. Ne abbiamo venduti. Freccione arrivano, li ho già comprati, li ho già pagati, freccione bianco e nero, nuovi ma indossati.
i 42 mm esatto. Arrivano subito dopo Pasqua, sì, perché li hanno già spediti, ma tu capisci bene che c'è Pasqua di mezzo. Su Mariano Date li sto cercando, ecco, quello onestamente sto facendo un pochettino più fatica, c'è troppa gente qui, fatemi una passeggiata. Sto facendo fatica a trovare prezzi validi, signori, ve lo dico, sui sub 41 mm, ma anche sui 40 faccio fatica, oddio, quando li trovo li vendiamo come il pane, perché sono andati tutti via. Tu fai carrellata, perdone, non tu guardi, la mia faccia è brutta, fai vedere gli orologi, Ah, quindi stavi dicendo che la mia faccia è brutta, grazie. No, 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 vai, 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 continua, falla piano, che la gente deve vedere, deve capire che orologi sono. Bravo. No, mi pare che in questo momento li abbiamo venduti tutti. Abbiamo consegnato, oggi pomeriggio presto, un amico ha preso appuntamento, è venuto a prendere l'ultimo Starbucks. Abbiamo un po' di GMT, abbiamo un po' di Daytona, abbiamo tanti dei Just, abbiamo un po' di tutto, però sub oggi siamo rimasti, questo weekend siamo rimasti senza. Siamo quasi a 10.000 mi piace, beh, quindi il traguardo è 50.000, se qualcuno si fa venire veramente il, come si chiama? Il crampo. Il crampetto al ditino, sai che lo raggiungiamo, vero? Lo sai? Beh. Per esempio, Tudor abbiamo un po' di assortimento, Pelagos FXD, c'è da divertirsi, anche sui cassa oro, senza spendere cifre, c'è da divertirsi, c'è molto da divertirsi, state attenti che qui... Giulio, Maurizio ha visto l'Air King, potresti dire qualcosa in più su quell'orologio? Air King, quello blu? Esatto. Certo, dico tutto quello che vuole, aspetta che lo devo soltanto trovare, Air King, allora, preso. Vieni qua. Allora, Gianni, vieni su questo. Allora, questa è la referenza, aspetta un po', mettiamolo che si veda. Così si vede? Sì. Bene. Referenza 114.200. 2009, scatola garanzia, quindi già RRRR, fantastico. Questo quadrante è bleu, con questi indici che è un colore misto tra salmone, un salmone rosato, una cosa del genere, bellissimo, contrasto finissimo, elegantissimo. Orologio, anche qui condizioni spettacolari, lascia stare le plastiche, quello che vedete sono le plastiche, signori, quadrante concentrico, è spettacoloso questo orologio. Le plastiche, vedi, se io faccio così si graffia, ma è plastica, noi, vedi, tutte plastiche, va bene? No. Scatola, garanzia, sempre garanzia nostra di 4 anni oltre all'originale Rolex. Sta attento, 5.995 euro, questo è bello davvero. Torna a fare la tua carrellata, non ti preoccupare, che io lo metto a posto. Vai. Oh, per esempio, io di Tudor, ci sono dei Tudor che a me piacciono da impazzire, ci sono degli Zenith particolari, Omega vi ho fatto vedere, dei Just, Cartier, Audemars Piguet, Daytona, mamma mia, chi più ne ha più ne metta, attenzione, chi più ne ha più ne metta. Qualcosa di nero? Complimenti per la vetrina, la signor Ezio. Grazie Ezio. Scusa, qualcosa di nero, avremo tanti di orologi neri, che ne pensi? Falli vedere, perché nero mi pare che proprio, quando uno parla di orologi, nero è un colore che è difficile che manchi, generale. La maggior parte degli orologi storicamente li fanno neri, non è una grande novità, o sbaglio? Aspetta, tu carrella che io bevo un goccio d'acqua senza che nessuno se la prende. Come siamo messi? Mi piace, c'è qualcuno che si è fatto venire il crampo? Siamo a 7.000. Come 7.000? 7.002. Non eravamo a 10.000? No, siamo quasi a 10.000. Scusa, adesso siamo a 7.002, prima eravamo quasi a 10.000. Avrei qualche problema tu, con la matematica. Moonwatch? Moonwatch, lui li sta facendo vedere. Sono qui. Ce li ho, Esalite, Zaffiro, modello Big Box, c'ho anche lo Zaffiro. Come li vuoi ce l'ho. Big Box, cosiddetto 50° anniversario, chiamalo un po' come meglio ritieni.
senza grandi problemi. Ecco, questi sono tutti neri. Sono nel, possiamo inquadrare l'Hamilton quadrante nero? Volentieri. Per il signor Luca? Sì, aspetta che lo devo andare a prendere. Aspetta un po', che qui mi sono già perso. Hamilton quadrante nero. Quello open o quello chiuso? Aspetta, ne ho due, dai, te li fa vedere tutte e due. Non ti preoccupare. Aspetta un attimo. Vieni qua, falli vedere Gianni. Ah, ok. Ok, questi due. Hamilton, quadrante nero. Allora, questo, correggo lo calcolatore, nuovo, da 1295, te lo diamo a 795 euro. Questo invece, più subacqueo, da 8,95, anche questo nuovo, stai attento, te lo diamo a 555 euro, così che abbiamo accontentato anche chi vuole lo sconto, chi vuole la carezza, chi vuole... Che ne pensi? Per l'amico Pasquale invece gli Omega dovremmo rivedere i Moonwatch. E adesso ci torniamo. Torna sui Moonwatch, vai qui giù, dai, che io metto a posto gli Hamilton, non c'è problema. Falli vedere tutti, falli vedere tutti. Bene. Caro mio. Giulio, scusami, dimmi. Nicola ha visto il Daytona quadrante bianco. Puoi indicare se è un chroma light oppure no? Daytona quadrante bianco. Aspetta, se non lo ricordo. Aspetta un attimo. Dove sei? Dove l'abbiamo messo il Daytona quadrante? Eccolo qua, vedi, era un po' nascosto lì. Scusa, perdonami. Perdonami, signor Nicola. Non vedo, ci sono riflessi. Non è quadrante bianco? No, questo è un Super Luminova. Però già RRR, sta attento. Adesso ti dico un prezzo che ti faccio impazzire. 20.390 euro. Full set, non manca nulla. Full set, non manca nulla. Sempre 4 anni di garanzia. Ve li consegniamo tutti gli orologi con prova di cronocomparatore, prova test subacqueo, ok, fino a 10 bar, e dopo aver tenuti almeno 48 ore sul simulatore del tempo, perché noi li testiamo in tutte le maniere, e questi test vengono fatti 3 volte quando lo compriamo. Poi va in laboratorio, torna al laboratorio, ritestiamo tutto per vedere se il laboratorio ha lavorato bene, e poi, prima di venderlo, prima di spedire o di consegnare, se venite qua al negozio, rifacciamo tutti i test. Insomma, non male. Ci sei? Fai vedere gli orologi. Torna in carrellè. Saluta. Signor Gaspare, buongiorno, grazie. Grazie, Gaspare. Giulio, scusami, per Pasquale, possiamo indicare di questi Omega Moonwatch quali sono, quello doppio vetro zaffiro e quello con le salite? Guarda, sono praticamente tutti doppio, tutti esalite, tranne... Vedi, questi due, che sono i due zaffiri, i due doppio zaffiro. Questo serie nuova, questo Big Box, il 50° anniversario, ok? Tutti gli altri sono tutti esalite, non ti sbagli. Oh, allora. Cartier Santos Grand Tail. Sì, il grande, 40 mm. Ce ne abbiamo due. Fai vedere che ne abbiamo uno acciaio blu, nuovo, uno acciaio oro bianco, secondo polso, falli un po' vedere. Prezzo doppio zaffiro dopo. Aspetta, adesso arrivo. Mettiti qua, tu falli vedere anche tu. Aspetta un po' che cerchiamo di... Allora, l'acciaio oro, che è un secondo polso in condizioni pari nuovo, viene 9.485. Il blu in acciaio, nuovo di pacca invece, 2024, da 8.5, te lo proponiamo a 7.770, così, in allegria. Va bene? Oh. Poi dobbiamo andare sul Moonwatch doppio zaffiro. Vai qua sui Moonwatch doppio zaffiro, che adesso li prendo e li facciamo vedere. Così diciamo anche i prezzi, perché, signori, voi mi vorrete un po' di bene e avrete un po' di pazienza con me, ma io a memoria tutti non li ricordo. Allora. Eccoci qua. Allora, il Big Box, il 50° anniversario,
proposto a meno di 6.270. Ti ricordi com'era? Qualcuno diceva chi è più spende meno spende. Grande personaggio, no? Perché a volte prendi il modello quello più costoso, ma realmente hai più sconto, quindi spendi meno. Stai attento. Poi 8 e 9 il listino del doppio zaffiro, ok, del modello nuovo, e noi te lo proponiamo a 7.395. Così, in allegria. Che ne pensi? Ti piace? Bene, ok. E teniamo tutti contenti. Come va con i tuoi mi piace? Mi dici senza le approssimazioni che sono pericolose a come sei messo? Siamo a 7,5. Ancora 7,5? Sì, e non c'è nessuno che si mette lì. Amici, andate su TikTok, prendete e col ditino allenato, facendo prima un po' di stretching, ok, iniziate a cliccare sul mi piace in continuazione. Ok, vediamo un po' dove arriviamo. Ricordiamo che quando arriviamo a 50.000 euro, che è l'obiettivo, il primo obiettivo, è a 50.000 mi piace, no? 50.000 euro, anche perché è più facile arrivare a 50.000 euro con questo orologio che a 50.000 mi piace, mi sa. Dicevo, quando arriviamo a 50.000 mi piace, prenderemo un orologio e ve lo scontiamo, che non sarebbe una brutta cosa. Ovviamente poi lo scontiamo per il primo da TikTok, vale solo per chi... Lo confermato, scrive confermato, lascia un recapito di modo che o ci contatta su WhatsApp. Ah, a proposito, cosa fondamentale, 080-697-7150, il nostro numero unico. Ci potete chiamare e chiedere informazioni, prenotare. Esce? Da sopra. Ma tanto o poco? Sì, tanto. Beh, è anche quella tanta. Insomma, lo 080-697-7150, potete chiedere informazioni, tutto quello che volete, potete prenotare gli orologi, sia via telefono, sia via WhatsApp, perché è il numero unico, quindi potete mandare messaggino, potete fare come meglio credete, non abbiamo problemi di alcun genere. Ma perché se n'è andato il mio regista di TikTok? Boh. Ma tu fai così anche quando sei in regia? No. E perché invece oggi ti senti più libero? Chiamerò a Manu. Non è un problema mio. Io ti voglio qua, te lo dico, Bene, allora, scusate, chiudete la porta che si sentono tutte le vostre voci, siete tutti al telefono, capisco che però un po' troppa concitazione. Bene, allora, l'amico De Moonwatch, scusa che mi sono distratto, l'abbiamo accontentato? Sì. Tutto a posto? Sì, Federico si chiama. Federico, a posto così, oh, ci siamo. Giulio, c'è un Tudor FX Dili? Sì, 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 il Pelagos FX. Prezzo e anno, per favore. È nuovo. E il prezzo. Allora. Fai vedere, Gianni. Allora, nuovo di pacca 2023. Scusa, buonomo, torna un attimino qui. Cioè, quell'uomo lì, che fallo ritornare qui. Allora, nuovo di pacca, da 4.270 a 3.845, da 4.270 a 3.845. Questo è l'8, 37247, questo non ci doveva stare. Mi raccomando i dettagli, grazie. Abbiamo visto? Il prezzo, per favore, Giulio, scusami. 3.800? 3.845. Secondo me devi un attimino aiutare. Vabbè. Titanio. Tela. Titanio. Ceramica. Calibro di manifattura. Prezzo basso. Top. Chi più ne ha, più ne metta. E pagamento comodo anche, eventualmente. Consegna gratuita. Vogliamo aggiungere? Andiamo a rilancio? Facciamo a briscola? Dai. Allora, attenzione un attimo che rimetto a posto. Vieni qui. Oh, come va, come va, come va? Marco ci chiede, Panerai Luminor? Panerai, abbiamo qualcosa.
E è qualcosa in arrivo, perché tra le altre cose, ecco, un altro fattore importante, signori, è che noi compriamo gli orologi, ma poi per darvi i 4 anni di garanzia, gli orologi quando li compriamo vanno in laboratorio. Io vi dico che abbiamo 27 orologi in laboratorio in questo momento fermi a fare tutti i controlli, le revisioni e quel che serve. Allora, vieni qua, Gianni. Sì. Abbiamo questo che è un automatico full set, braccialato tutto titanio, e ve lo riusciamo a proporre full set, mi raccomando, 5220. Poi abbiamo questo che è crono, acciaio, ed è nuovo da 11.000 di listino, il blu ve lo proponiamo a 9.125. Questo è un orologio fantasmagorico, nuovo. Quando voi andate in una boutique Panerai sapete che lo sconto non esiste, però noi siamo un po' diversi dagli altri nel bene e nel male. Eh? Va bene? Vai avanti con la tua carrellata. Grazie. Ah. Posso invece farvi vedere io un orologio che mi sembra che siete un attimino distratti, o quantomeno non vi siete soffermati su questo, o forse sono i miei fanciulli che non ve l'hanno inquadrato a dovere, non lo so, ma insomma volevo metterlo alla vostra attenzione. Cartier Tank Must, acciaio, l'eleganza nell'orologeria, punto. Ok. Cabochon. Orologio nuovo, nuovo, 2024. Signori, chi di voi sa, sa anche che questo orologio viene proposto da chiunque in tutta Europa, ma direi in tutto il mondo, sopra il suo listino è di 3.600 euro. In Italia il primo prezzo, che è nettamente più basso del secondo, è 3.870 o 3.880, una cosa del genere. Noi, più spese di spedizione se vai sul portale, noi te lo diamo a 3.600 euro al listino nuovo di pacca, con la spedizione compresa, con la possibilità di pagarlo comodamente o con la carta di credito, qualunque carta di credito è ben accetta e quant'altro, con tutte le certezze che dà normalmente chiusura. Questo ha 8 anni di garanzia Cartier, tra le altre cose, state attenti. Ci siamo? Boh, vai. Ci chiede... Fai la carrellata, Gianni, dimmi. Stavo cercando Black Bay Tudor, ma sì. Non 58. Black Bay Tudor, non 58, ce l'ho. Acciaio, no, il GMT. Questo mi sembra che non è 58, aspetta un attimo. Acciaio oro, aspetta un attimo. E c'è il crono anche? E il crono, sì, hai ragione. Allora, vieni qua, vieni Gianni. Signori, questo è un 2022 in condizioni pari nuovo. Scusa, aspetta un attimo, hai ragione. Mia colpa. Acciaio e oro, cinturino pelle, fibro deplo. 3.420 euro, che ne dite? 3.420 euro, che ne dite? Non male, non male davvero, 3.420 euro. Si vede la fibbia, cinturino ovviamente il suo praticamente mai indossato, non male davvero, non male davvero. Boh, ci siamo? Allora, e in arrivo ci sono, c'è anche due Black Bay, uno penso settimana prossima, uno blu e uno rosso, o uno nero e uno rosso, vabbè, comunque sono in arrivo. Ci chiedono, avete Eberhard Crono 4? No, al momento no, al momento no, Eberhard Crono 4 è uno di quegli orologi che più manca, ma d'altronde non ne girano tantissimi sul mercato, non è semplicissimo. Di tempo fa abbiamo proposto, cioè un paio di settimane fa massimo, abbiamo proposto un Giant, un Crono 4 Giant, ma devo essere sincero, non ci siamo messi d'accordo sul prezzo, perché non è semplice, non è semplice. Allora, Royal abbiamo due con i diamanti, sto
falli un po' vedere, non mi ricordo dove stanno i Tudor qua, però ci sono due con i diamanti. Falli vedere anche tu, Gianni. Eccoli lì. Sono questi. Questi sono i due Royal con diamanti. Uno nero 41 mm, uno blu 38 mm. Prezzo più o meno? Prezzo... Aspetta, Gianni, stai attento, spostati un attimo che li prendo così li inquadriamo bene, dico anche i prezzi perché... Allora. Vieni, Gianni. Allora, blu 38 mm, nuovo, da 3350 a 2845, questo qui blu, ok? Nero 41 mm, nuovo, da 3400 a 2890, ok? Invece Massimiliano ci chiede, hai un Dayjust bracciale Oyster quadrante blu numeri romani? Aspetta che lo guardiamo. Vai Gianni, torna in carrellata, che adesso devo andare a guardare un attimino... i The Just per Massimiliano, giusto? Sì. Allora, The Just, hai detto, scusa, è blu Oyster Romani? Esatto. No, non ce l'ho blu Oyster Romani. No, blu Oyster Romani, però ho il 41 mm. Guarda qua. Non ho il 36, se voleva il 36, però ho il 41. Vieni. Allora. 2021 con dotato ovviamente la sua garanzia, ci mettiamo la nostra scatola, 9.330 euro, eh? Blu, Romani, Oyster, ci siamo. Se non è troppo grande la dimensione, il 41 è perfetto, è tuo, fatto. Boh, torna in carrellata. Giulio, per un amico possiamo rivedere gli Hamilton? Vediamo tutti, vai un po' in carrellata sugli Hamilton, gli Hamilton stanno qui, questi. Lolo, dimmi che amore c'è tu. Allora, ci siamo? Questi sono Hamilton, la maggior parte sono nuovi. Beh, fatti vedere gli Hamilton, che tu continui a far vedere me. No, faccio vedere io. Fai vedere tutto. No, stai andando davanti, come al solito. Torna sugli Hamilton, per favore, hanno chiesto gli Hamilton, fai vedere gli Hamilton. Va. Ah, bene. Nel frattempo c'è qualcuno che ha fatto qualche domanda anche diversa, che non sia per forza di vedere un orologio? Ah, bravo. Devono Pepsi o Daytona, quale consigliate? Consiglio tra Pepsi e Daytona? Sai che è una gara difficile, poi dipende da quale Daytona prendi in considerazione, devo essere onesto, perché insomma, per me non sono tutti uguali. Però difficile davvero. Veramente complicato dare una risposta. Ti dirò, sono combattuto, ce la giochiamo sul fil di lana e dipende molto dalla referenza del Daytona, ok? Per darti una risposta onesta e sincera. Allora, poi, a proposito... Giulio, scusami, mi arriva una richiesta, sì. 126-900 il King? No, nulla, purtroppo nulla, al momento nulla. Sapete qual è la verità? Che è un orologio dove... ancora non ci sono in giro usati, si vendono soltanto i nuovi, ma cosa più importante di tutte è che quell'orologio lì oggi ha una quotazione veramente poche centinaia di euro sopra listino. E cosa succede? Che io non posso andare a comprare un concessionario, no? Esatto. Allora, quando c'è qualcuno che l'ha comprato in un concessionario e me lo vuole portare, e qualche centinaio di euro lo vuole guadagnare lui. E se li guadagna lui non c'ho più da guadagnarli io se voglio essere competitivo sul coso. Quindi non riesco a trovare il prezzo di acquisto. È uno di quegli orologi difficile da comprare oggi. Più che difficile da trovare, è difficile da comprare. Ok? Prezzi Santos? Santos li abbiamo fatti vedere prima e li rifacciamo rivedere. Poi i grandi o c'aveva anche un medio? Sì, no, credo i grandi. I grandi. Allora, il blu che è nuovo, vieni Gianni. Il blu che è nuovo...
da 8.500 7.770, stai sempre attento lì, eh? Aspetta che si vede male, eccolo qua, così. Allora, il blu grande nuovo 2024, abbiamo detto 8.500 7.770, hai visto che ho fatto bene a chiedere? Mentre invece l'acciaio e oro, ok, che è un secondo polso in condizioni fantastiche del 2018, full set, 9.485. Quando dico full set, questo per esempio ha anche il secondo cinturino nella scatola, quello in cuoio, e ha la deplo, quindi è un full set vero, completo, preciso, il cinturino è mai indossato, perfetto. Poi c'è anche il medio nuovo, il medio è nuovo. Il medio è nuovo. No, scusa, no. Aspetta, no, ho sbagliato io cartellino, scusate, era nuovo, sì. Sono io, 2024, da 7.750, 7.270 il medio, ok? Eccoci qua, facciamo così, che almeno lo facciamo vedere bene, grazie. Ecco. Oh, 7.270. Oppure 150 euro mensili. Oppure lo paghi con un piccolo acconto da 150 euro al mese, che è un'altra opzione che questa azienda ti dà, sai. Boh, andiamo in carrellata, vai. Massimiliano ci chiedeva, sì, per il Dejust, sì, ma è possibile cambiare la ghiera? Perché lui la voleva anticipata. Allora, nella vita tutto si può fare, noi non lo facciamo. Noi i cambi sugli orologi non li facciamo, anche perché cambierebbe anche la referenza. Però monta, però... Quello è un 126-300, dovresti andare su un 126-334 per la ghiera in oro bianco. Quindi diciamo che vado contro i miei interessi, preferisco non fare la vendita, ma io è un'operazione che non consiglio e io non la faccio come operazione. Ma una volta che uno l'ha comprato, poi se ci vuole cambiare la ghiera, ci cambia la ghiera, ci fa quello che vuole, insomma. Non è mica, Gianluca ci chiede, sì, 16-610? No. Zero, ahimè, niente, sono alla ricerca, ho bisogno di comprarli gli Submariner, li abbiamo venduti tutti, ho bisogno di comprarli, ahimè. A proposito, come siamo messi con i mi piace? 9.9k. Ah, siamo quasi a 10.000? Esatto. Attenzione, Davide, lo sai, se tu togli quel coso, visto che ce l'hai sempre in mano, se togli quel coso riesci a metterti, visto? Che l'avevo detto che non serviva. Perché io ti conosco, mascherina, lo so che... Puoi venire ancora un po' più in qua? No, non più avanti, più vieni avanti, più devi stare al lato, più vai indietro, puoi più metterti al centro. Giulio, scusami, vai. Un amico mi chiede, intorno ai 20.000 budget massimo, sì, cosa prenderesti o consiglieresti? Ma scusa, prima ti ho fatto vedere un fantastico Daytona a 20.390, se non ricordo male, bianco tra le altre cose, RRR, full set. E io compro quello, tutta la vita, ma proprio tutta la vita compro quello. Poi ce ne sono tante di cose belle con 20.000 euro da comprare, puoi anche decidere di comprare due orologi, a seconda di quelli che scegli anche tre orologi, stando nei 20.000. Però, se sei un lussurioso come me, se sei un godereccio come me, ragazzi miei, il Daytona è il Daytona. Poi, sbaglierò, e chiedo scusa se mi esprimo in questa maniera, sbaglierò. Allora, avete visto un po' come siamo messi? Perché, per esempio, ma sapete che prima vi ho fatto vedere quei due Panerai e il crono, secondo me l'avete un po' bistrattato. Adesso lo prendo e ve lo faccio rivedere, va, che forse, diciamo, mettiamola così, è colpa mia, non l'ho fatto vedere bene, non vi preoccupate. Mettiamo che è colpa mia. Giulio Antonio, scusami, mi chiede, Milgauss, MIF possibilmente? Milgauss, ce ne abbiamo già uno, ma prima di fine settimana prossima sicuramente non esce dal laboratorio. Quindi ce l'abbiamo. No, il blu l'abbiamo venduto, no? Il blu l'abbiamo venduto, comunque sì, c'è questo qui in laboratorio che è nero, vetro verde. È uno dei tanti orologi, uno dei 27 orologi che sono in laboratorio, fermi. Cioè fermi,
in lavorazione. Allora, come si vede così? Oh, bravo. Guarda un po', a te si vede bene? Bene. Allora, signori, scusate, ma quanto è bello questo orologio qui? Così, per capire. Con un quadrante blu che è fantasmagorico. Hai sfocato? No, è dato il tutto. Vabbè, zoom fuori. Vabbè, non ti agitare, non è successo. Allora, va bene, rimani così, non c'è problema, basta, si vede bene l'orologio. Braccialato, nuovo di pacca. Vito, perdonami, guarda che non mi sente. Vito, grazie. Questo ha anche casualmente qualcos'altro nella scatola? Controlla, c'è scritto sul tuo gestionale. Aspetta che... Ecco, Vito è il classico tipo da crampo al ditino. E come scrive lui sulla tastiera, lui è ancora di quelli anni 80 che quando vanno sulla tastiera e non scrive cose fa così, tin, 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 che sembra che sta infilzando i tasti, uguale, è lui, è Vito. D'altronde, è il bello di prendere i giovani a lavorare, Vito c'ha soltanto 50, 56, 54, 50, eh? Due. Sai che ne dimostri di più? sto scherzando, lo sai che non è vero. Lo sai che non è vero. Allora, come siamo messi con i mi piace? C'è qualcuno che si è fatto venire? Siamo a 10.000. Siamo arrivati a 10.000? Sì. Superati 10.000? Sì, sì. Siamo lenti. Ci è voluto un'ora per arrivare a 10.000. Ragazzi, se state così, non arriviamo ai 50.000 per la fine della trasmissione. Bisogna accelerare, bisogna molto accelerare, fidatevi. A 50.000 succede che avete uno sconto su un orologio. Facile, facile. E solo voi di TikTok. Quindi, voi della televisione, dammi la linea Gianni, voi della televisione, ok, se volete lo sconto su un orologio, andate su TikTok. Mettete mi piace. Se siete buoni, seguite anche il profilo di Io sono Luxury Watches, di chlw.it, insomma. Ok. No, dei day trader no. Onestamente sono orologi molto particolari, molto belli, ma hanno un mercato veramente così di nicchia che se non lo trovo veramente a prezzo molto interessante non lo compro, devo esserti sincero. Perché che poi si dice tridor alla francese. È un orologio, capito, che intanto è stato prodotto veramente in pochi pezzi. Però non è diventato veramente da collezione. Ecco, è uno di quei Rolex che non è mai diventato veramente da collezione, nonostante che sia fuori produzione da tanto tempo. E, ahimè, non hai la possibilità con quell'orologio lì di dare... Dai un bel orologio, ok? Ecco, dai un bel orologio perché l'orologio è fantastico. Soprattutto se lo trovi in buone condizioni. Però il mercato non l'apprezza così tanto, quindi o lo trovi a un prezzo veramente competitivo o io preferisco evitare. Allora, torniamo qui. Dimmi, da YouTube. Andrea, sì. Chiedo, cosa prevedi e cosa vorresti sulle novità Rolex Gavin? No, Andrea, ti chiedo scusa, non te la prendere a male. Io per quanto riguarda le novità, che tra pochi giorni, io non mi esprimo mai, ma tutti gli anni non mi sono mai espresso, perché vedete, signori, il toto orologi, come lo chiamo io, non ha senso, perché tanto nessuno sa la verità, nessuno è informato di quelli che sono i piani di Rolex e nessuno può dirvi le cose che realmente succederanno. Bisogna avere pazienza, aspettare e vedere. In merito alle chiacchiere, quelle più rinomate, per esempio che vada via fuori produzione il Pepsi ceramica, io vi dico la verità, io li sto comprando, ok, noi ne abbiamo più di uno, io li sto comprando, ma sono sicuro, credo che non uscirà di produzione, ok, ma credo anche che non si abbasserà il prezzo, anzi, continuerà a salire, quindi li compro. Questo per dirvi come
non vado dietro alle voci, alle cosiddette voci di corridoio, non vado dietro a nulla. Ok, quindi sono la persona sbagliata per fare questi pronostici. Chiedo scusa, Andrea. Dimmi. Aspetta, Chronomaster. Sport? No, non ce l'abbiamo, mi dispiace. Chronomaster Sport quadrante bianco? No, zero. Eh sì, ce l'abbiamo, falli vedere, sono qui. Falli vedere anche tu, Gianni. Sono qui, Black Bay 58. 58 ce l'abbiamo. Sono. Guarda, questi due. Cioè, sia blu che nero. Insomma, possiamo fare un po' felici un po' tutti quanti. Quel ragazzo lì cos'è? Ti sei stancato di rispondere, di scrivere tutto quanto? Ah, che bella la vita. Ai. Allora, questo lo mettiamo a posto. Allora, questi due. Gianni, spostati un attimo che li prendo, che li facciamo vedere e diamo anche il prezzo. Aspetta un attimo. Vieni qua. Vieni, buon Gianni, vieni. Vieni. Allora, questo, iniziamo col blu, nuovo, 4110, 2024, nuovo di pacca. 3750. Poi, nero, 4110, nuovo, 2024, full set, ovviamente, 3750. Puoi scegliere, 3750. Uno per l'altro nuovo con un bello sconto da listino. Non male, eh? Da 4110, 3750. Così, non c'è da lamentarsi. Ci siamo? Giudo per il signor Marco, scusatemi ragazzi. Informazioni sul Batman? Quotazioni? Quotazioni, ne abbiamo appena venduti. Lunedì abbiamo venduto il Jubilee. Ieri avete dato voi in trasmissione l'Oyster, non ne abbiamo più. Poi Batman, come sempre signori, dipende la referenza, l'anno, cioè i prezzi. Non pensate che uno voglia essere scorbutico, non voglia darvi le informazioni, però dammi la linea Gianni. I prezzi non si fanno, chiedo scusa, come le mele e le pere, quanto va al chilo, ok? Sugli orologi ci sono troppi fattori che fanno troppa differenza, quindi una quotazione, ti posso dire che a seconda dell'anno, parti oggi dai 116-710 BLNR, parti penso che i più economici messi un po' malaccio siano intorno ai 12,7-12,8 e arrivi ai migliori 126-710 BLNR e Jubilee nuovi che girerai 17,5 i più alti, no? Quindi in questa forchetta che non è piccola trovi un po' di tutto, però per stabilire qual è il prezzo giusto hai bisogno di capire che orologio è di fronte e in che condizioni è questo orologio, se no non si può. E anche lo stesso motivo, lo voglio dire a tutti quanti, per cui non chiedeteci di farvi una quotazione del vostro orologio mandandoci una foto, non siamo in grado di farla, non sarebbe professionale per noi farla. Okay? L'orologio volentieri ve la faccio gratuitamente, la foto, portatelo qua in negozio. Okay? Lo testiamo col nostro laboratorio qualità e vi sappiamo dire quanto vale. E se volete vi facciamo anche un'offerta perché potremmo essere seriamente interessati all'acquisto, ma non posso farlo da foto, per gli stessi motivi per cui vi ho detto non esiste dare una quotazione così. Purtroppo per fortuna, insomma, siamo ancora in un settore dove il fattore umano che deve mettere insieme un po' i puntini del disegno è fondamentale, perché sennò tu soltanto con i puntini del disegno messi nel foglio non riesci a capire che immagine viene fuori. Se c'è invece l'uomo che te li congiunge, e allora diventa magari anche un'opera d'arte. Va bene? A proposito, dimmi. Potrebbe interessare uno Zenith Defy Classic Skeleton? Sì, potenzialmente sì, è un bello orologio, però siamo sempre lì. Mi hai detto il modello, non so nulla dell'orologio, non so neanche esattamente che versione è, non so di che anno è, non so quanto vuole il signore, non so in che condizioni è, quindi potenzialmente sì. Giulio, scusami, per l'amico Matteo, possiamo inquadrare il tre sfere di Lorenz, quadrante sì. Rosso? Sì, è qui da qualche parte, Gianni.
e qui da qualche parte vado a inquadrare. Eccolo qua. Costa quanto il verde, ovviamente. 1100... Vito, ti ricordi 90. Il prezzo? 1190. Sono nuovi, ovviamente, sia verde che rosso hanno lo stesso prezzo. 1190 l'un per l'altro. Come siamo messi con il mi piace? Perdonami. Siamo a 10.700. 10.007, che non è brutto come numero, però siamo lontani da 50.000. Poi possiamo rivedere il Black Bay 58 nero. Sì, certo. Dimmi, è questo o l'altro? Credo che è l'altro. Questo è nero? Sì. Scusa, ma io... Gianni, poi vieni qua. 3750 nuovo 2024, nuovo di pacca 2024, 3750 da 4110. Signori, questo è un bello orologio, e questo è uno dei pochi orologi che, vi posso dire la verità, ha una misura che io definisco perfetta, perché è bella come misura, sia perché ha un polso un pochettino più importante che perché ha un polso fine. 39 mm è proprio fantastica. Tra altre cose, stranamente, normalmente io prediligo i quadranti blu, ma in questo caso prediligo il nero, perché nero con i dettagli oro dei castoni, degli indici e delle sfere, sai che mi piace di più. Sai che mi piace, mi dà quel tocco in più che mi diverte veramente tanto. Vetro zaffiro, assolutamente sì. E purtroppo... Alza tu un po' la cosa. Se tengo contento uno, non tengo contento l'altro, ahimè. L'omega sotto la tua mano quanto? L'omega sotto la mia mano è un'esalite da 6.295. 6.000, ne abbiamo diversi, quindi possiamo accontentare più di una persona. 6.295 da 7.009, falli vedere anche tu, li hanno richiesti, falli vedere. Nuovi di pacca, 2024, garanzia mi pare marzo o fine febbraio, insomma, vabbè. Oh. Hanno pochi giorni di vita. Per il signor Mario, scusami Giulio, il prezzo del Pelagos? Pelagos quale, FXD o normale? L'FXD. FXD, sai che non lo ricordo? C'è uno sconto a listino, quello lo ricordo, aspetta un po'. Facciamolo vedere, facciamolo vedere, facciamolo vedere. Allora, vieni Gianni. 4270 è il listino, altro orologio nuovo di pacca, titanio, ceramica, high tech, attenzione. 3845 ti piace? Perché è un prezzo scontato per te. 3845 euro. Non male. Sì. Pagamento laterale partendo con 70 euro mensili. Oh, bravo quel ragazzo. Hai visto come è libero, che non parla al telefono con la gente, mi dice anche le rate, perché si può pagare anche comodamente. Boh, torniamo in carrellata che lo metto a posto. Allora. Dove ci troviamo? Noi siamo a Bari. Per chi ancora non lo sapesse, noi siamo a Bari, in pieno centro, in via Putignani 54. E anzi, io consiglio a tutti coloro, fai inquadrami un attimo tu, a tutti coloro che magari ci stanno guardando dal nord Italia, dice, no, troppo lontano. Amici miei, intanto, se siete interessati a un orologio che già inizia a costare un po' di migliaia di euro, forse perdere mezza giornata del vostro tempo, prendere un aereo e arrivare per vedere anche da chi comprate, il negozio, tutto quanto, forse ne vale la pena. Ma cosa più importante di tutte, ma veramente cosa più importante di tutte, voi siete delle persone fortunate, voi che ci seguite da fuori siete persone fortunate, perché avete la possibilità, con la scusa di venire a comprare l'orologio o di venirlo a vedere, uguale, non c'è problema, avete la possibilità di magari venire a conoscere una città fantastica, molto turistica, che è Bari, che sicuramente è da vedere. In più avete la possibilità, qui se vi fermate 2 o 3 giorni, di vedere delle cose fantastiche, e questo è il periodo più bello. Adesso la primavera, per andare in giro in Puglia, è il periodo in assoluto più bello. Certo, c'è un
un aspetto negativo in tutto questo, devo essere sincero, l'aspetto negativo è che correte il rischio di ingrassare un po', perché da queste parti si mangia bene e si mangia molto, e quindi quello è un rischio. Vabbè, dai, allora andiamo avanti, carrelliamo, forza! Explorer 2, dicevo prima che sono in arrivo, tesoro. Explorer 2 li abbiamo già comprati, pagati, li hanno anche spediti, ok? Però con la Pasqua di mezzo, prima di metà settimana prossima, non arrivano. Ne ho comprati 2 nuovi, uno nero e uno bianco. Che te devo dire? Speriamo che fa presto. A proposito, scusa, Biondino, già che sei lì, puoi chiedere a quell'uomo un po' più esperto di te se chiama a proposito nel laboratorio, chiede se per caso ci fa un regalo e ci manda qualcuno di quei 27 pezzi che sono fermi, se per caso l'ha finito, sai, miracolo, non si sa mai. No, perché a volte dopo averli pagati gli orologi sarebbe anche bello averli ed esporli, così, in allegria. Daytona Nero, quale, ceramica o 116-520? Aspetta un po'. Intanto complimenti dal signor Filippo. Grazie Filippo, li prendiamo entrambi. Li prendiamo entrambi e li facciamo vedere entrambi. Aspetta un attimino che adesso teniamo contento chi ti ha chiesto il Daytona Nero. Allora, vieni qua, dimmi se si vedono bene. Allora, questo luccicoso è il 116-520. Questo, quasi tra virgolette più opaco, è il 116-500. Allora, stai attento, perché ho il top. 116-520, 2015, ultimo anno di produzione, perché nel 15 è stato presentato questo. Full set, chrome light, 23,790. Poi, il ceramica, che invece è un 2019. Scatola, garanzia, tutto quanto, 24.285. E chi più ne ha, più ne mette. Ci siamo? Bene. Vai in carrellata, che io metto a posto. Dimmi. Stefano, dimmi. Meglio una Acqua Racer. Acqua Racer. Stefano, posso ancora capire il confronto tra Acqua Racer e Explorer 2, ma cioè tra Explorer 2 e Milgauss, ma l'Acqua Racer, perdonami, non è lo stesso livello di orologio, né come livello di orologio né come costo, quindi capisco poco, voglio dire, se ne fai un discorso economico allora meglio l'Acqua Racer, se ne fai un discorso invece di orologio in quanto tale, io forse andrei sull'Explorer 2. A mio parere credo che l'Explorer 2 possa andare. Per il signor Mimmo possiamo vedere il Tudor quadrante nero, il Black Bay? Black Bay quadrante nero. Ma è il 58 o l'acciaio oro? Non te lo so dire, Giulio, scusami. Vabbè, gli facciamo vedere tutti e due, che problema c'è? No, amici miei, dovete avere pazienza, Vito è un po' timido, dovete essere voi a dire le cose a lui, perché lui non fa le domande. Allora, aspetta un po', così sì, più o meno si vede. Allora, questo è il 58 a 3750, 2024 completo. Questo è un usato pari nuovo, 2020. Aspetta un attimo, 2022, proposto a 3420, acciaio e oro 41 mm, 39 mm, 41 mm, braccialato, cinturino pelle originale, perfetto e deployante. Ci siamo? Fatto? Vai in carrellata. Allora. Ah, sì? Così io bevo anche un goccio d'acqua.
che qui mi tenete al caldo e io bevo come un cammello. Intanto ha chiamato il signor Simone D'Ancona, che è venuto qui a trovarci l'anno scorso proprio in negozio e confermava il fatto di aver preso un bel orologio qui da noi. E contento anche della città perché ha mangiato molto bene. Hai visto? Hai visto? Poi a Bari ci si diverte, devo essere sincero, quindi se hai la possibilità di uscire anche col buon Vito, c'è da divertirsi, c'è veramente da divertirsi. No, perché il buon Vito, voi dovete sapere che il buon Vito è salsero, si chiama salsero quello che fai tu? Lui balla latinoamericana, cose, tu non lo fare così che lo vedi così, ma guarda che, scherzi. Va bene, va bene, va bene. Allora, come siamo messi? Scusa, fermatevi un attimo, che io ci sono degli orologi di cui non vi ho neanche menzionato, ma che voi siete un po' distratti. Per esempio, di Tudor, avete visto che vi ho portato un orologio che da parecchio che mancava, un bel Ranger, che ogni tanto me l'avete anche chiesto, eh? E io sempre dovervi dire no, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. Adesso ce l'ho, adesso ce l'ho. Nuovo da 3.060 euro, 10% di sconto, Ranger, mica male, eh? Ti piace? Stai facendo un pensierino, Davidiuccio? Ma adesso vediamo se... Scusa, Vito, c'è quell'uomo lì che voleva l'orologio, digli che se ti dà una carta di credito facciamo una strisciata al volo, quello lì alle tue spalle. C'è problema, noi accettiamo tutti i circuiti, vai tranquillo. Come va con i like? C'è qualcuno che si è fatto venire sto crampo al dito o no? Siamo 11.5. 11.5. Giulio, scusami, mi chiedono un tuo parere sul Day Just 3D. Ah, ne abbiamo uno. Adesso. Fammi mettere a posto questo e lo facciamo subito. Il Ranger. Allora, Day Just 3D. Ne abbiamo uno nuovo full sticker. Pensa un po'. Alla faccia di... Allora, questo quadrante a me fa impazzire. Fallo vedere, Gianni. Perché questo gioco tinta su tinta di questi rettangolini, ok, blu, che vedi che effetto che fa, guarda che è bellissimo. Guarda che è spettacolare. Quindi secondo me Rolex ha tirato fuori per l'ennesima volta una grande novità. 9.520, nuovo di pacca full sticker. 9.520. Poi puoi dirci il prezzo del Tudor Panda? Sì, mi pare 5.000, ma adesso te lo dico. Allora, Gianni, vai che lo metto a posto che devo far vedere un altro orologio. Tudor Panda, eccolo qua. Allora, bracciale lungo che più lungo non si può. Vieni qua. Orologio nuovo ma indossato. 5.130 per la precisione. Il Panda. 5.130. Sì, fallo vedere. Aspetta un po', metto a posto, the date. Poi dillo a voce più alta, almeno si sente, non ti devi mica vergognare. Allora, the date. Eccolo qua. The date, 40 mm, la nuova versione. E ve lo diamo anche bello sotto listino, così che non ci sbagliamo nessuno. Questo è il classico. Oro giallo, quadrante bianco, indici romani. Il top del top, 40 mm e non ti sbagli mai. 2019, completo di tutto, 37.995. 37.995 euro. Orologio con tutte le maglie, completo, preciso, eh? Giulio, c'è una richiesta e un tuo consiglio. Sì. Polso 20, sì. Crono o Diver, 3/5. Aspetta un po'. Polso 20. Crono o Diver.
Allora, il panda di cui abbiamo parlato prima potrebbe essere un'ottima occasione, o in alternativa ti do questo Omega Seamaster nuovo da 6.200 euro, io te lo propongo a 5.395. Tutto nero, ceramico, anche il quadrante è ceramico, fa questi effetti, vedi, perché è ceramica, stai attento. 5.395 da 6.200, così, in allegria. Boh, torniamo in carrelletto. Aspetta, lo mettiamo a posto, io bevo ancora un po' d'acqua, voi fate le carrellate vostre, non vi preoccupate. E non sono mica più abituato alla diretta, lo sai? Sto diventando vecchio, ragazzi. Il quadriamo lo lascerò a Constantin? Sì, adesso ve lo faccio vedere. Voi fate la vostra carrellata, ci vado io, adesso ve lo prendo, un attimo solo. Bevuto un mezzo sorso d'acqua. Dove sta il Vasco, no? Me l'avete nascosto? Aspetta un po', eccolo qua, Royal Eagle. Questo è l'orologio. E l'orologio mi ha fatto innamorare degli orologi e dell'orologio per cui io sono diventato un commerciante. Venite qua. Il Royal Eagle. Avevo 8 anni, 9 anni massimo, e mi stampai con la faccia sulla vetrina di un gioielliere ad ammirare questo orologio uguale, identico, nella versione quadrante nero. Nella versione quadrante nero. Orologio sensazionale. A quel punto chiesi a mio papà se potevo avere almeno il catalogo. Mio papà entrò in negozio, mi prese il catalogo e io la notte mi addormentavo guardando il catalogo di questo orologio e sognavo questo orologio. Ok? Orologio spettacolare. Numeri Chemin de Fer arabi, tre compacts, scala sesagesimale sul bordo del quadrante, magica cassa tonneau, primo orologio sportivo della storia a essere realizzato con cassa tonneau. Pulsanti a mensola del crono, corona a vite zigrinata. Stai attento. Grandata a ore 12. Grandata. Orologio in condizioni straordinarie, coperto da 4, dico bene, 4 anni di garanzia. Full set, altra rarità considerando l'epoca dell'orologio, un orologio anni 90, 8.995 euro. Soltanto, qui ve lo devo dire, per un capolavoro di Vacheron e Constantin, per un crono dei dei, cioè non dei dei, scusa, grandata, di Vacheron e Constantin, Royal Eagle, 8.995 è un abbraccio d'amore verso l'altra orologeria. Orologio esageratamente bello. Orologio esagerato. Il quadrante potete ben notare che non è il classico bianco. Non è il banale bianco. Se chiedi a quel ragazzo lì che non so cosa sta facendo, starà facendo la valigia, boh. Va in montagna lei? È andato in montagna? Eh sì, ci abbandona. Sapevo, non c'è problema. Che problema c'è? Sia tranquillo. Tanto il mese è quasi finito, oggi è 28, sia sereno, vada con Dios. Come dicevo. Giudo, per il signor Roberto dovresti presentare il Day Just Acciaioro. Day Just Acciaioro, ce l'abbiamo? Aspetta un po', torna, tu vai in carrellata mentre io mi alzo, prendo, faccio brigo, faccio un po' dei miei. Ho un 31 mm, qua, bellissimo, e poi ho un 36. Adesso ti faccio vedere tutti e due. Allora. No, facciamo vedere prima così che mi piace più. Allora, questo è nuovo, state attenti, qui c'è l'occasione, state attenti. Nuovo di pacca. Acciaio oro 31 mm, bianco romani, top per una lei,
da 10.750 listino Rolex, non prezzo nostro, listino Rolex, io vi faccio impazzire, ve lo do sotto listino. Io vi fa un Rolex nuovo sotto listino, 9.995. Stai attento, 9.995. Ragazzi miei, ma chi ve li dà i Rolex nuovi sotto listino? Non esistono, incredibile. E sono felice quando sono queste cose. Boh, poi aspetta un attimo che adesso, non rimani lì, belle le manine, non ti preoccupare, vieni qua. Adesso ti faccio vedere cosa vuol dire, perché noi normalmente non trattiamo il vintage. Questo è vintage. Lascia stare questo graffio della plastica, ricordalo che c'è la plastica qua. Ok, la vedi la plastica? La vedi, bene. Questo graffietto è sulla plastica. Acciaio e oro. È un vetro plastica. È un 16013, quindi già scatto rapido, stai attento, quindi una referenza transizionale, 1982. Scatola e garanzia Rolex, più nostra garanzia di 4 anni, stai attento, 5.770, questo capolavoro, 36 mm, 5.770. Lo vedi che è perfetto, il quadrante non ha mai subito insulti da parte del tempo, guarda cos'è, perfetto! Noi non trattiamo vintage, ma quelle poche volte che ve lo proponiamo è perché sono arrivati in queste condizioni. Guarda, non si piega, è perfetto. Ti dovrei dire nos, ma non te lo dico perché so che non sarebbe vero, ma ti dovrei, per le condizioni straordinarie, dall'82 a oggi, ragazzi, sono un momentino 42 anni. Questo orologio ed è stato conservato e mantenuto in una maniera esagerata. Ci chiedono il prezzo dei Moonwatch, che è salite, che è doppio. Allora, 6.295 per i Moonwatch esalite, vai in carrellata per favore Gianni, mentre invece il doppio zaffiro 7.395, 6.295, 7.395. Oh, non male. Non male, ovvero. Ah. Come sei con il mi piace? 11.6, no, abbiamo rallentato, no, non va bene. Amici miei, non va bene, aspetta che bevo un goccio d'acqua. Signori, anche voi che siete in TV, andate su TikTok, mettetevi lì, a cliccare mi piace su TikTok, a differenza che sulle altre piattaforme si può fare in continuazione, vi mettete lì mi piace, e poi c'è la sorpresa, perché se arriviamo a 50.000 mi piace noi scontiamo un orologio. Ebbene sì, noi scontiamo un orologio, fate voi. Sono curioso di vedere quale orologio. È un orologio bello, non un orologio qualunque. Potrebbe essere un Moonwatch, per esempio, che ce l'hanno richiesto in tanti, così magari facciamo felice qualcuno. Già hanno un prezzo ridicolo, ma tu pensa che ti togli ancora qualcos'altro con lo sconto? Potrebbe essere, o potrebbe essere un Tudor, o potrebbe essere un Rolex, non lo sai, però lo scopri se arriviamo a 50.000, mi piace. Bene, come sei messo tu, bel ragazzo? Ho una richiesta per il cartier nuovo. Quello che ho fatto vedere prima? Quello con cinturino in pelle? Il Tank Mast. Eccolo qua. Tank Mast, versione grande, cabochon, cinturino pelle, nuovo di pacca, 2024. Signori, scandalosamente, ecco per esempio, tu mangi se scontiamo questo. Questo già ha un prezzo che non lo trovi da nessuna parte, a listino, 3.600 euro, non te lo dà nessuno. A listino posso venderlo a un commerciante, penso un po' come siamo messi. Ma io ti dico, se arriviamo a 50.000 mi piace, può darsi che sia questo l'orologio che scontiamo. E tu ti immagini a pagarlo addirittura ancora meno? L'occasione inizia a diventare ghiotta, stai attento che l'occasione inizia a diventare molto ghiotta. Dimmi, sì, le dimensioni te le do subito, a memoria no, scusami. 38-26 tesoro, 38-26, nuovo,
Se vuoi ti do la referenza WSTA 0041. E vai, vai in carrellata. Dimmi. Panerai. Sì, ne abbiamo due. Ne abbiamo due, li abbiamo fatti vedere prima, adesso li facciamo molto, molto volentieri rivedere. Iniziamo con questo, che è nuovo. Questo è nuovo. Da 11.000 euro il listino è crono blu, 9.125. Poi, se invece vuoi, diciamo, il solo tempo, prego. Questo è titanio con un quadrante speciale, titanio, braccialato, automatico anche lui, stai attento perché è importante. 5.220, full set. 44 mm, titanio, condizioni spettacolose, 5.220, non male. È disponibile il Tudor Royal 38 mm, prezzo grazie. Royal 38 mm, sì, ne abbiamo uno, dov'è? Qua, blu. Indici diamanti con un bello sconto al listino, nuovo. Vai. 3.350 il listino, referenza 28.500, appunto il Tudor Royal 38 mm. Noi te lo proponiamo a 2.845. Così, per non saper né ridere né scherzare. Non male. Ci sei? Vai. Oyster, no. Oyster Perpetua 36 mi pare proprio di no. Quello manca. Oyster Perpetua, sì, abbiamo tanti dei Just. No, l'OP no. Manca. Sì, hai ragione. No, guardavo un pochettino, ma... Non c'è. Prezzo Tudor Royal 38 mm senza i diamanti? E non ce l'abbiamo. Senza diamanti non ce l'abbiamo. Al momento l'unico che abbiamo è quello lì blu con i diamantini. Mentre Raffaele ci chiede l'occhio di tigre. L'occhio di tigre alla grande. Allora, occhio di tigre, eccolo qua. Ma la situazione lì di YouTube com'è messa? Tutto bene su YouTube? Ah, bene. No, chiedevo a quell'uomo lì in fondo. Occhio di tigre, 1994, referenza 16713, orologio in condizioni, guardale tu, la ghiera, guarda tutto, spettacolare. 12.495 euro. Sì, lascia stare che qui, questa è una macchia che c'è sulla plastica, eh? Aspetta. Rarissimo, voi lo sapete molto bene, da trovare con il bracciale Jubilee. Rarissimo con il bracciale Jubilee. Guarda che quadrante, io sono innamorato di questo quadrante. Con tutto il rispetto per il chocolate, per tutto quello che volete voi, ma questo che cos'è? Mamma mia. Sai cosa mi ricorda quasi? La corniola. È vero? Lo so che sei un inguaribile romantico. Un tuffo nel passato, Vito mio, 12.495, bene. Allora, poi, questo stava qui. Di Rolex non mi avete chiesto tanta roba comunque. Daytona Le Mans 41-32. Ma ad averlo. Ad averlo, caro mio. Ad averlo, purtroppo non ce l'abbiamo, mi piacerebbe. Grazie per la richiesta, ma insomma, non facile, non da tutti, ovviamente.
Yachtmaster 37? No, non ce l'ho. Lo Yachtmaster 37 è anche difficile che noi in linea di massima lo potremmo avere, perché orologio che normalmente ci chiedono poco quanto nulla, quindi difficilmente lo compriamo, a meno che non lo troviamo veramente un prezzo molto interessante, non lo compriamo. Vediamo il targa Florio? Sì, targa Florio, mego, questo. Vi dico, orologio spettacoloso. A proposito, è uscito adesso il film, quello su Florio, finalmente. Stanno dando la giusta luce a quelli che a uno che è un mito del mondo delle corse. Targa Florio, edizione limitata. Signore, è un 2010, scatola e garanzia, rarissimo da trovare scatola e garanzia. Ve lo voglio proporre a 3.695 euro. A 3.695 euro. Mi fa impazzire. Questo, se vi posso dare un consiglio molto personale, ma anche molto oggettivo, non lo perdete. Molto personale, ma anche molto oggettivo, non lo perdete. Eh beh, già che ci siamo di Omega, posso farti vedere questo anche, che per me è fantastico. Guarda che bello che è questo. A me piace morire. È un albino, un reduced albino. Scatola e garanzia più nostra garanzia di 4 anni, 3.430 euro. Albino, scatola e garanzia. Hai visto le condizioni? Stai vedendo tu? Guarda il quadrante. Esagerato. Questo è un quadrante che è spettacolare. Un quadrante veramente top. Un ringraziamento al signor Francesco che ha ricevuto il Milgauss. Ah, il Milgauss blu, vedi, ne parlavamo poco fa. Grazie a lei, signor Francesco. Più che essere lei che ringrazia noi, siamo noi che ringraziamo lei, visto che lei ha comprato. Per noi è stato un onore e un prestigio poterla servire. E anche un ringraziamento da parte di signor Gabriele, che ha ricevuto il Prince Date e il Pasha C. Ah, buono. Prince Date e Pasha C, sì. Batman disponibile? No, Batman niente, li abbiamo venduti questa settimana tutti. Avevamo sia Jubilee che Oyster venduti, ahimè. Rolex da donna? Rolex da donna, se intendi piccole dimensioni, soltanto il 31 mm acciaio oro, che è questo qui, ma a super prezzo. Da 10.750 ti faccio 9.995 e l'orologio è nuovo di pacca. E quando ti dico nuovo di pacca vuol dire che non è mai stato indossato, che non ha nessun graffio, nessun sussulto, niente. Guarda che cos'è. Bello, l'eleganza per antonomasia, un 31 mm acciaio oro, 40 bianco romani. Top. Dai. Torna in carrellata. Vai, falli vedere tutti. Falli vedere tutti. Anche tu carrella bene, che io mi rilasso un attimo, che non sembra, ma è passato solo un'ora e mezza, ma io mi sento già, non lo so, vabbè, sarà la dieta, che quello, non mangio poco quanto nulla, dormo male perché a stomaco vuoto non sono abituato a dormire, sarà la dieta, sì. Oddio, è anche un periodo che da che mi sono messa a dieta, qualunque cosa mi succede è colpa della dieta praticamente, bisogna anche dire la verità. Però. Sai, a volte dei date, fallo vedere, che ce l'abbiamo fatto vedere prima, a 37.995, il 40 mm in oro giallo, anche lì, bellissimo, se mi permettete. Lo riesci a far vedere o vuoi che te lo tiro fuori? E allora te lo tiro fuori, che problema c'è? Guarda che basta che me lo dici, guarda qua, sono a tua disposizione, lo sai? Non abituartici, perché non succederà spesso, ma
Guarda che cos'è. Mica male, eh? A me fa impazzire, signore. Riccardo ci chiede prezzo e informazioni sul Bulgari 8? Sì, subito. Con molto piacere, Riccardo. Questo 37,95. Poi, completo di tutto, eh? L'octo... Quel platone non l'abbiamo proprio considerato, vieni. Vabbè, abbiamo tempo per fortuna ancora. Questo è bello da impazzire. Cassa in ceramica nero, orologio mai indossato, è un NOS. Dettagli tutti in oro rosa, ghiera, indici, sfere, corona, con cabochon zaffiro nero. Stai attento. Cinturino, gomma, fibbia, ardiglione, ceramica. Listino costava 10, non mi ricordo se 17, ok. 6.550. Ditemi voi, questo è un orologio spettacolare, sportivo ed elegante, gioiello raffinato, incredibile. Fantastico. Questo è un orologio veramente che posso consigliare. Non male. Non male. Bene. Andiamo avanti in carrellata. Ah. Allora. Giulio, Michele ci chiede, sì, tuo parere personale sui GMT Refretta 5 cifre tipo il Pepsi? Dammi la linea, Gianni. Tutto il meglio. Cioè, bisogna parlarne molto bene quegli orologi, ma bisogna dare anche degli avvertimenti, perché sono orologi che sul mercato molti di quelli che vedete sono pasticciati. E questo diventa un problema serio, perché i 5 cifre, soprattutto i più vecchi, i primi anni 90, bisogna conoscerli bene per riconoscerli, quelli giusti da quelli pasticciati. Quindi, quando trovi l'orologio giusto, compralo, non avere timori, vai come un treno. In alternativa, stacci molto attento, perché se è un orologio pasticciato, stai buttando via i tuoi denari. Questa è la verità, ok? Dai, torna sulle tue carrellate. Assolutamente. E vabbè, caro mio, ma abbiate pazienza, ma secondo voi, in un mondo dove girano tanti soldi come quello delle orologerie, non si affacciano tanti furboni? Cioè, abbiate pazienza, secondo voi davvero non si affacciano tanti furboni? È normale che li trovate i furboni. Fa parte del gioco, cioè non ci possiamo fare niente. Qui c'è un Pepsi e uno Sprite. Pepsi, secondo Polso, ma in condizioni spettacolari, Sprite nuovo di pacca. Così. Tra le varie cose che ci sono, quest'oggi per voi, tra le varie cose ci sono anche questi. Day Just, diciamo che c'è una bella scelta, tutte le referenze, dalle 4 cifre ai nuovi. Giulio, un grazie da parte del signor Marcello, provincia di Treviso, che ha ricevuto il detto in acciaio oro. Oh, bellissimo, quello nero, giusto? Ottimo, mi fa veramente molto, molto, molto piacere. Walter, grazie, io però non regalo nulla, cerco di essere competitivo, ma non regalo nulla, devo essere sincero. Cerchiamo di portare prezzi buoni, capito? Però grazie davvero Walter. Oh,
A proposito, Giulio, scusami, ti interrompo ancora perché Alessandro, che ha ricevuto lo 007, ci ringrazia. Un mese fa circa l'ha ricevuto. L'ultimo 007 che abbiamo avuto. Sì. Beh, io me lo ricordo, però quando hai detto 007 ho detto, ma scusa, ultimamente non ci avevamo. Hai fatto bene a precisare un mesetto fa. Ne arriva un altro, tra le altre cose, non uguale a quello. Ho una sorpresa fantastica. Fidati che ti farò felice, Vito mio. Sarai felice di presentare un orologio straordinario, dove solo la confezione, a differenza proprio di quella versione lì, è da impazzire di gioia. Solo la confezione è da impazzire di gioia. Incredibile, incredibile. Bene. E no, ma perché ci sono tanti orologi in arrivo, signori. Qui i soldini mica li teniamo in banca, qui continuiamo a spenderli. Però, ripeto, tra corrieri e laboratorio, ci chiedono il prezzo del Submariner, quello verde, o il GMT pezzi. Submariner verde non ci abbiamo. Può essere lo Sprite. Lo Sprite, forse. Saranno questi due, facciamoli vedere. Scusa Gianni. Allora, aspetta, no, così non va bene. Giulio, ci chiedono Tag Heuer Monaco. Nulla, ahimè nulla. Monaco nulla in questo momento. Pepsi, condizioni fantastiche, scatola garanzia, un 2020. 22.220 euro. Tu pensa che ne avevamo uno che costava di più, è stato venduto quello che costava di più. Pensa a volte alla vita. Sprite nuovo, 19.575 euro. Sprite nuovo, 19.575. 22.220 per il Pepsi. Se lo vuoi, prima che qualcuno dice, non io, ma qualcuno dice che vada fuori produzione, prima che succeda lo compri, tanto di scendere non scende, detto, ma se realmente mai dovesse andare fuori produzione, questo schizza. Questo i 30.000 li supera nell'arco di 20 giorni, un mese. A un mese ad esagerare, i 30.000 li supera. Oh, forse sbagliamo a venderlo, non lo so. Va bene? Vai. Giulio, guardiamo l'acquisto date, Horis. Oris acquis date, sì. Per il signor Matteo? Sì, un attimo solo, devo solo prendere questo. Vieni qua. Questo è un altro orologio nuovo, nuovo. Te lo propongo a 2100, che mi dici? 2100 acquis date blu. Che mi dici? Vai, dimmi invece cosa scrivono a te, vai in carrellata tu Gianni. Gianluca, vi seguo sempre da anni, siete fantastici. Grazie Gianluca. Sì. Grazie davvero Vincenzo, grazie davvero. Allora, come siamo messi? Vabbè, voi fai un po' di carrellata, che nel frattempo io bevo ancora un attimino. Non so se è l'aria condizionata, i fari, non lo so cos'è. No. Guarda, quasi finita la bottiglia. Ho fatto fuori quasi un litro d'acqua. Santos Acciai Oro, te lo faccio rivedere subito, amico mio. Vieni Gianni. Allora, misura grande, referenza WSSA 0017. 2018 full set come nuovo, col cinturino in cuoio perfetto, con la deplo perfetta, mai indossati. 9.485, questo mi pare che costa 12.500, una cosa del genere. Signori, spettacoloso, acciaio oro di un'eleganza folle, acciaio oro di un'eleganza. Questo è il lusso che ci piace. Ebbene. Cabochon. Questo è il lusso che ci piace. Caro mio. Che cos'è? Boh.
torna in carrellata. Allora, io sistemo tutto, non ti preoccupare. Allora, fammi vedere. Ok. Ci chiedono. Sì. Sono originali. Eh beh, direi proprio di sì che sono originali, anche perché non li vendiamo al prezzo dei pacchi delle patatine, eh? Quindi o saremmo dei ladri noi, o invece sono assolutamente originali. Diamo garanzie scritte, mi raccomando, sull'originalità, sull'autenticità, sulla coevità, sulla lecita provenienza e, non da ultimo, anche sul buon funzionamento sotto tutti i punti di vista per ben 4 anni. Perché dico sotto tutti i punti di vista? Non solo sul buon funzionamento della macchina, ma anche sul buon funzionamento, per esempio, dell'impermeabilità, che sia impermeabile per 4 anni, perché noi abbiamo fatto anche i cambi delle guarnizioni, dove ovviamente parliamo di un secondo polso, dove è nuovo, va da sé. Ok? Ad averlo volentieri, venduto settimana scorsa, ne sto cercando, non lo riesco a comprare. Mi spiace. Per Ciro, inquadriamo il plateau dei Tudor? Sì. Vai sul plateau dei Tudor, per favore. Che è? Questo? Questo. Questo qui. Vai. Sui Rolex ci sono anche le garanzie Rolex, ma voglio dire, la garanzia Rolex può essere anche falsificata, signori, quindi conta poco, anche perché la garanzia Rolex non è una garanzia di autenticità, state attenti, è una garanzia di buon funzionamento. Conta molto la garanzia di chi ve lo vende, ok? Perché se un'azienda come la nostra, 17 anni di attività sul mercato, e potete andare a vedere i bilanci depositati in Camera di Commercio, okay? E vi rendete conto del volume d'affari, vi rendete conto, insomma, se siamo così alle prime esperienze o meno, no? E ve lo mette per iscritto tutto quanto con, a norma di legge, e allora è un conto. Certo che se vai a comprare dall'amico dell'amico che ha l'ufficio, per dire, dietro l'angolo, dico di là, ti assumerai i tuoi rischi, eh? Perché io dico sempre, un conto è avere l'ufficio, un conto è avere il negozio. Noi, per esempio, venite a Bari, vi ho detto prima, venite a Bari, veniteci a trovare, e siamo in pieno centro Bari, ok? Negozio con licenze della questura, con tutto quello che ne comporta e che è giusto avere. E che siamo, sono lì belle in bella mostra, perché per legge bisogna esporle, attenzione. Quindi, tutto qua, va bene? Fai vedere, dimmi. Molti ci chiedono il prezzo dello Speedmaster sempre. E sì. Poi anche 6.295 per le salite, 7.395 per il doppio zaffiro, Speedmaster. Moonwatch, dimmi. Qualcuno invece Omega Speedmaster Reduced. Reduced, abbiamo questi due e ne ho anche uno nuovo. Aspetta che lo devo trovare. Il prezzo. Sì, se lo trovo te lo dico. Allora, questo nuovo automatico, zaffiro. Vieni qua, Gianni, scusa. 6.200 listino, questo. Nero, semplice, bello. 6.200 listino, 5.300 nostro prezzo. Nuovo di pacca. 6.200 listino, 5.300 nostro prezzo. Vedi, col movimento coaxial. Ci sei? Fermo, non te andare. Tu scendi un attimino che io prendo i Reduce invece secondo polso. Ne ho due molto belli. Allora, parto con quello che a me fa proprio impazzire, che è questo Albino Racing, quadrante spettacoloso Racing, bellissimo orologio completo di scatola e garanzia, tra le altre cose, non male. Ed è proposto a 3.430 con questo quadrante rarissimo. Ci sei? Non ho finito. Aspetta. Poi ho l'eleganza. Sempre automatico, sempre 39 mm. Il quadrante silver. L'eleganza. Ok?
questo ti viene proposto a soltanto 2.840 euro. Soltanto 2.840 euro. Eh? Non male. Boh, scendi Gianni che li metto a posto. Allora. Che ne pensi? Giulio, per Simone possiamo vedere il Cassaoro Vintage? Simone Cassaoro Vintage. Sì, con molto piacere. Allora, Cassaoro Vintage ce l'ho qui. Allora, ti faccio vedere qualcosa perché sono un po'. Aspetta, mi preparo. Ok. Allora. Omega con la sua fibbia originale, cinturino no, oro, oro 18 carati, 1490 euro, oro Omega, stai attento, vai, poi, ancora, Omega un po' più vecchiotto. Questo è un carica manuale. $1,280 euro. Poi, vieni qua. Mary Watch. Carica manuale, piccoli secondi, 18 rubini. Aspetta, trovare come farlo vedere bene, questo c'è il vetro bombato. Oro 18 carati. $995. Poi. Review to man. Con fibbia originale, questo è un placcato, calendario completo fasi luna, questo viene a, fallo vedere un po', fondella a vista, review to man, allora, questo viene, è un automatico, 1275. Fermi, non ho finito. Questo. IWC, International Watch Company, Schaffhausen, in italiano o in tedesco. Non so come si traduce in francese, sai? Sarà Schaffhausen? Qualcosa del genere? Boh, non lo so. Fibbia originale, €3.780 Cronografo con datario. Vedi il datario sulla scala esterna. Un saluto dal signor Domenico. Grazie, signor Domenico. Poi concludo con un capolavoro. Van Cleef & Arpels, automatico, oro, cinturino originale, scusa, aspetta un attimo, te lo facciamo vedere, cinturino originale, deplo, doppia deplo a scomparsa, falla vedere, doppia deplo a scomparsa, full set, orologio del 2005, $4.270 automatico. Boh, li ho fatti vedere tutti. Vai in carrellata che io devo rimetterli tutti a posto adesso che, insomma, ho fatto un po' di confusione. Allora. Ci chiedono i prezzi dei sub neri. E non ne ho sub neri, purtroppo. Sì,
Se vedete che 24060. È sempre sub nero no data. Lo so che li chiedono da morire, ma purtroppo, ragazzi. Oh mio Dio, purtroppo, li abbiamo venduti, per fortuna, a dire la verità. Stiamo cercando di comprarli, non facile trovare prezzo. D'altronde, quando abbiamo trovato il prezzo, abbiamo venduti in un batter d'occhio e adesso siamo lì che cerchiamo di comprarli. Che poi non è che li abbiamo venduti 20 anni fa, li abbiamo venduti questa settimana, gli ultimi. Attenzione. Eccoci. Ok, ce l'ho fatta. Giulio Sando chiede di rivedere il Just Acciaioro. Sì, grande o piccolo? 36 mm. Sì. Come siamo messi con i mi piace? Eh? 12,2. 12,2, no. Secondo me gli amici si è stancato il ditino. Maiaia, mettete mi piace su TikTok. Dove sta? Qua. Allora. Venite. Venite. Ogni volta di fare sta giosta. E che lo metti a fare là allora? Questo è del 1982. È dotato straordinariamente di scatola e garanzia. È in condizioni, signori, il quadrante che è perfetto lo vedete, vero? Ma se vi faccio vedere questo, dell'82 ragazzi, 5770, acciaio, oro, giallo, 18 carati, 5770 è già uno scatto rapido, è già lo scatto rapido, ok? Boh, va in carrellata. Che io mi rilasso, dai, mi faccio un riposino, cosa vuoi che sia, sono stanco anch'io, cosa vuoi che sia, mamma mia, sono solo le 7 stasera. Dimmi tutto. Omega, falli vedere che ne abbiamo un po', falli vedere che ne abbiamo un po'. Non mancano gli Omega, poi per carità, signori, non siamo concessionari, non possiamo avere tutti i modelli, tutte le versioni, questo vale per qualunque maison, non solo Omega, è normale. Lo so, hai ragione, è vero, sono stati venduti in un lampo così, però non avevano la ghiera in oro bianco, tesoro mio, occhio, che la ghiera era in acciaio lì, Esatto. Scusa, bel biondo, ma tu... Però, davvero? Sai che non me ne ho neanche accorto? Sai che, secondo me tu mi nascondi le cose. Piccolo fanciullo mio. Possiamo vedere meglio il Reduced Racing? Reduced? Quello bianco, certo, ma scherzi? Allora, vieni qua. Bellissimo questo. Io sono innamorato, folle di questo quadrante. Bellissimo. Quei dettagli con le lanciasfere rosse, signori, è fantasmagorico. Il centro guilloché, il resto smaltato semplice. Se noti anche il centro dei piccoli secondi che è a ore 9, a ore 6, scusa, ha il centro guilloché, a differenza degli altri due rotori. Cioè, ragazzi, spettacolare. Bene, 3.430 euro ed è completo del suo corredo. Scatola, garanzia, Omega dall'epoca, tutto giusto. Fantastico. Bracciale bello lungo, orologio perfetto.
guarda, a me va fin troppo comodo. A me va fin troppo comodo. Guarda che bello. Spettacoloso. Spettacoloso. No, mi metto così che guardo lì il monitor per vedere com'è l'inquadratura. Bellissimo. Piace? Che dicono gli amici da TikTok? Piace? Sì, sono molto interessati ai Speedmaster anche sotto. Bene. A proposito, scusa, ma chi stava seguendo Instagram? E che dice? Ah, ok, benissimo. È più di così, tesoro mio. Sì, di più, dobbiamo fare di più, sempre. Di più, tesoro, più che far vedere tutti i dettagli. Così, da Instagram vedono quello, eh. Cioè, se vuole vedere qualche altro punto, più grande di così non ci arriva, eh. Secondo me si vede discretamente bene. Ed è confermato. Ah, ecco. Perfetto. Allora, non c'è più. Allontanati. Allè. Scusi, già che c'è, visto che è venuto qui, bel buon uomo. Ecco, dallo un po' che quello è confermè. No, non farlo vedere, è confermè. Allè. Vai. A posto. Carrellata. Ai. Paloma. Non... Bisogna stare rilassati, ragazzi miei, sono solo le 7. Stasera tanto vado a casa e non mangio, che sono a dieta anche oggi, cosa vuoi che sia? Sì, vabbè, ma c'ho dei piatti così... No, a prescindere buoni o non buoni, ma le porzioni sono così piccole. Capito? Che io mi alzo al tavolo, ormai le mie figlie ridono, dico sempre, bene, anche oggi che ho fame, ho finito di mangiare. Giulio, per Fabio, Santos Lady... Santos Lady, no, il 30, c'è quello 35. Medio, sì. Ah, il medio. Mi chiede Lady. Senti, questo è una misura, è un po' come il Dejust, no? Una misura che va bene sia per uomo che per donna. Se vuole proprio il piccolino non ce l'abbiamo, devo essere sincero. Lo fanno più piccolino, ma non ce l'abbiamo. Però questo, voglio dire, anche perché, giusto per essere chiari, la misura grande è questa. La differenza è notevole, giusto? Bene. Allora, se può andare bene questo, che è un 35 mm, nuovo di pacca, 7750, 7270, scontato. Scusa se è poco. 7750, 7270. Hai sentito, signor Fabio, se poteva andare bene questo come dimensione? E scrivi. Bravo, così mi piaci. Boh, vai di una carrellata. Poi al massimo l'amico Fabio ci fa sapere che problema c'è. Bene, allora. Sai una cosa che non ho fatto vedere proprio? Vediamo se ti riesco a... Questo. Audemars Piguet Royal Oak. Una delle versioni per me più belle in assoluto. Allora, voi dovete immaginare che io mi sono innamorato del Royal Oak prima per i quadranti tapisserie piuttosto che per la forma dell'orologio. Pensa un po'. Vabbè, ma io sono uno strano, lo ammetto. L'orologio è in riserva di carica, piccoli secondi, calendario. Ci sei? No, scusa, non è piccoli secondi, quello è il fuso orario, il GMT. All'alto ti dice anche se è giorno e notte. Scusa, ho sbagliato io. Abbi pazienza. Per l'esattezza è la referenza 26120 ST. Amici miei, full set in condizioni... esagerate sul serio, qui non sono io a esagerare, sono le condizioni che sono esagerate, vi viene offerto a 41.850 euro. Spettacolare. Vieni Gianni, scusa.
Guarda che cos'ha. Guarda che cos'ha. Che bello. Quel quadrante mi fa impazzire. Mamma mia. Nero, 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 nero. Il sempre elegante, il sempre verde, nero. Che non è verde, è sempre verde. Ok, va in carrellata. Scusa, questo cosa abbiamo messo qui? Ah, pensa un po'. C'è un Tudor che è stato messo male. Eh sì, secondo me non si vedrà niente. Fai vedere anche questo Bulgari Bulgari, dai. Già che ci siamo, perché no? 39 mm. Quadrante bianco, automatico, datario, acciaio braccialato, full set del 2015, 2.910 euro, 2.910 euro. Come lo vedi? A te piace? Non male. Non male. Bene. Giudo per il signor Bruno, il Royal con i diamanti, per favore. Blu o nero? Quello blu. Subito. Aspetta che non lo vedo qual è. Blu. Eccolo qua. Blu, eccolo qua. Prego. Nuovo. Qui c'è poco da raccontare, sei sul nuovo, che te devo dire? Il prezzo, se ti piace, ti piace. 3.350, 2.845 euro scontato. L'orologio è nuovo e quindi perfetto, immacolato, blu, indici misti, realmente non sono tutti diamanti perché ha 8 diamantini, poi c'è i numeri romani tipici del Royal. Molto bello il suo bracciale, classico, ormai abbiamo imparato a conoscerlo. Bella anche la cassa. Ci sei? Ah, come siamo con... Siamo a 12 e 3. 12 e 3 ancora? No, si sono fermati. Non, si vede che non ci vogliono bene. Aspetta un po', io lo metto a posto. Mettete per favore mi piace, soprattutto da Instagram, da TikTok, mi raccomando, anche su Instagram va benissimo, non è che, però, su TikTok. Sì, hai ragione, scusa, nel muovermi, mi agito, hai ragione. Adesso deve andare bene. Allora, voi girate un po', gironzolate un po', attento sempre quando arrivi lì. Manca poco, lo sai che alla fine comunque sta andando via molto, molto, molto velocemente. Eh? Alla faccia. Sì, sì. Ma che stanno facendo quei due lì? Voi non me la raccontate giusta tutte e due. Ti sta tradendo il tuo socio, l'hai visto? Sì. Attento. Bah, vabbè, allora, ci siamo riposati, siamo pronti, scattanti. Giù, il prezzo dello Sprite, per favore. 19.575? È giusto? Hai visto? Poi dici che non ho memoria, stai attento mascherina, che a te ti vedo, stai attento. Allora, dimmi. Oro acciaio. È solo quello lì vetroplastica, il 16013.
al momento non ho altro, mi hanno tolto tutto. Di acciaio ne abbiamo tanti, ma di acciaio e oro, e poi un 31 mm se ti interessa. Però, sono un maschietto forse. Ah, sai cosa non ti ho fatto vedere? Vieni, 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 vieni. Vai Gianni. Allora, tu lo riesci a far vedere bene? Bravo. C'è la luce? Meno male che c'è la luce, no? Stava buio, questo è già nero. Open. Zenith è il primero. Open. Total black. Straordinario. Limited edition. Si vede bene, sì. Limited edition. Rolling Stones. E sai da dove te ne accorgi? Da qui, dal cinturino. Linguaccia e bandiera inglese. Fibbia Deplo, Fintardiglione Deplo. Sul fondello a vista il vetro è il rotore ha la linguaccia colorata sul fondello. E non so se così ce la fai. Così? Ma loro non vedono niente. Boh. Allora, orologio nuovo. È un 2019, ma nuovo, mai indossato. Ve lo offriamo a 8.495 euro. 8.495 euro. Non male. Intanto ringrazio pure Sebastiano che ci sta seguendo su TikTok. Giuseppe. Grazie Sebastiano, grazie Giuseppe, grazie un po' a tutti, insomma. Se vuoi facciamo l'elenco, ma me le devi dire tutti perché io memoria. Giulio, scusami. Sì. Magari dopo lo Zenith. Più lontano, te l'avrò detto 200 volte. Lo so, hai ragione. Bomba. Hai ragione, scusami. Dopo lo Zenith per il signor Giovanni, che è già un nostro amico, sì. Possiamo far vedere gentilmente i due Tudor Black Bay Chrono. E li puoi presentare, certo. Come se fare solo tu. Quel ragazzo lì, come se fare solo tu, mi sembrano sviolinate che si facevano una volta. Va bene, va bene, va bene, quel ragazzo lì. Ma va bene, va bene. Allora, questo è quello che abbiamo fatto vedere prima e adesso facciamo rivedere per l'amico Giovanni. E questo invece non l'avevo ancora fatto vedere ed è l'ottima occasione per farlo vedere. È lo stesso modello, signori, il Tudor Black Bay Chrono. Acciaio, nella versione Panda o Reverse Panda, o meglio, quadrante bianco e quadrante nero. Che problema c'è? Abbiamo, per l'esattezza, il nero, sono entrambi nuovi, stai attento, il nero proposto a 4.995. Il bianco costa ovviamente un pochettino di più, 5.130, ok? 4.995 nero, 5.130 bianco, nuovi in entrambi i casi, nuovi di pacca. E qui si ferma il mondo. Perché? Perché quando sei di fronte a un crono 41 mm di una Maison discretamente conosciuta come Tudor, quando sei di fronte a un orologio che qualcuno vuole offendere dicendo che ha la cassa alta, ma io so che io sono uno di quelli che non ama le casse alte, però io so che ci sono tanti estimatori delle casse alte. Perché non c'è il ragazzo di Roma? Scusa, toglimi una curiosità. Christian, di lì cosa l'abbiamo messo a fare? È più forte di lui, se ne deve allontanare, va bene, ok. Hai ragione tu, ma agli amici non interessa, agli amici non interessa. Andiamo avanti con il nostro discorso. Dicevo, l'unico aspetto, se volete, vedete, è questo qui, il lato cassa, che se lo guardate bene, oggettivamente, poi non è così alto. Il problema è, poi se vuoi chiamarlo problema, ti ripeto, il gusto, è che non è sagomata, è dritta. Taglio è dritto e quindi Rolex invece, per esempio sul nuovo Daytona,
la sagomata tutta. E allora sembra più sottile, ma realmente è quello. Boh, però questa era una dissertazione mia. Vai, torna sulle tue cose. Ti preoccupare. Non ti preoccupare. Boh, messo così. E va bene, e va bene. Allora, vai, carrella un po'. Quindi, mio amico violinista, cosa dici? La presentazione, come sai fare tu, come non sai fare. A me è piaciuta, lo sai, a me piace tutto quello che fai. Lo so, sì. Ora sentiamo altro che premio. Ora sentiamo il signor Giovanni e vediamo. Sì, 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 va bene, va bene, va bene. Grazie. Ragazzi giovani, è il bello di essere giovani. Ma che stai facendo? Guarda che ti metto il Bostik sotto le suole, ti tolgo cellulare e quant'altro e ti tengo lì per 3 giorni. Stai attento, che non ti vedo in una buona posizione. Tra te e il violinista state rischiando tantissimo oggi. Quanto siamo arrivati con i nostri mi piace? Dimmi. No, ormai siamo fermati, basta, siamo fermati. Siamo stancati, si sarà rotto la lunghetta, che ne so, a forza di TTT può darsi. Allora, Cartier abbiamo visti, Rolex un po' ne abbiamo visti. I Moonwatch li abbiamo visti un po' di volte. Qui che cosa abbiamo di bello? Fammi un po' vedere. Ah, qualche Hamilton e qualche Longines. Qualche Hamilton e qualche Longines. Facciamo così, va, che questo si mette male. Ok. Ti posso far vedere questo? Per chi vuole spendere pochino e vuole un everyday watch, come si usa dire adesso, quelli molto English. Ti posso consigliare un Avigation di Longines. Bracciale in acciaio con una lavorazione incredibile. Entra un po' nel quadrante, ti prego. Bello, pulito, essenziale, semplice, senza tante cose che poi non vanno mai bene. È un automatico con datario RSI. È completo di tutto. Se io ti dico 795 euro per questo automatico di Longines Avigation. 7,95. Così, non ci sbagliamo. Senza farla troppo difficile. Che problema c'è? 7,95. Vai. Ci sei? Bene. Già siamo a 12,7. Bastava ricordarlo. Ah, bastava ricordarlo allora. Sarà, ma secondo me qualcuno si è scheggiata l'unghia, te lo dico. Che tu pensi, se prendi una tipo mia figlia grande, no? C'ha le unghie sempre tutte perfette, mi fa spendere un sacco di soldi per queste benedette unghie. Si scheggia, è una tragedia, eh? Si scheggia appena fatto lì lo smalto, le cose sue. Mamma mia, spendi. Allora, cosa ti devo far vedere? Vieni qua, mamma mia. Davide, tu il signor Giovanni ti ringrazia per la presentazione dei Tudor. Ma si figuri, è stato un grande piacere. Allora, guarda qua. Questo è il Black Bay Ceramic, l'All Black, il tutto nero. Così nero che si fa fatica anche, mettiamolo così, forse mi è meglio. Insomma, è nero, le scritte non sono neanche in bianco, sono in grigio. Proprio nero, tutto ceramica, vabbè. Comunque lui si vede, dai. Tu riesci a farlo vedere invece? Non è facile, lo so che non è facile. Allora, ovviamente un nuovo da 5.260 e noi te lo diamo a 4.470, così una bella 800 euro di sconto vero,
cinturino, gomma, no, pelle e gomma, scusa, e deplo, tutto nero. Vai, lascialo qui che andiamo in carrellata. Sempre attento, eh? No, sto facendo un po' di stretching al dito, come dovete fare voi, fate lo stretching al dito per poi ricominciare a mettere un sacco di mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Prendi il tuo telefonino mentre guardi la tua cosa e vai. Poi vinci premio orologio scontato. Allora. Hai ragione. Sai cosa ti voglio far vedere, però? Qui ho pescato poco, io neanche ci vedo. Ah, bravo, sei qui? No, scendi, scendi, per favore, scendi un attimino. Che sono tutti Lorenz. Posso farti un regalino? Questo. Allora. Vieni qua. Nuovo, ovviamente, Lorenz, nuovo. Questo è un orologio simpatico, signori. Sapete da soli cosa ricorda. Non c'è bisogno che devo dirlo io, Si chiama California e viene soltanto 480 euro. Ma da portare al mare serenamente, così, sulla spiaggia, avere una cosa bella sul polso, senza ovviamente nessun tipo di problema che qualcuno ti ci metta gli occhi malevoli addosso, roba del genere, potrebbe essere una bella idea. Su che siamo a 14.000, quasi 5. Ah, 14.500, quindi si sono un po' svegliati, sì. Però siamo ancora bassi. Mi raccomando col ditino. Questo 480 euro, non male. Il cosiddetto homage. Riconosci tu? Ah, sì. Hai visto che riconosci anche tu? Giulio Mario ti chiede informazioni sulle marpighe in oro. Certo. Aspetta un po'. Dove stava? Qua. Ok. Marpighe in oro. Allora, pronti. Vieni qui. Questo è il Royal Oak nella versione quarzo, vedi, c'è scritto quartz. Ha due rarità, signori, una che è in oro bianco ed è una rarità abbastanza buona. La seconda invece è eccezionale e la rarità eccezionale è che è un quadrante, come ben vedete, nero micro tapisserie, ma con diamanti. Stai attento. Questa è una cosa eccezionale perché ne sono stati prodotti veramente pochissimi, ma davvero pochissimi esemplari. L'orologio è del 1980 preciso, quindi uno degli ultimi prodotti di questo modello. Signori, e guarda ancora come luccicano quei brillanti, Mamma mia. Il bello è che questo è un orologio che in Europa ce ne sono due. Uno è venduto a 30.000 e l'altro a 40.000. Dici, come mai questa gran differenza? Te lo spiego subito. Perché ovviamente sono orologi che non hanno una quotazione precisa, perché sono così rari che non hanno una quotazione precisa. Ognuno fa un po' il prezzo che lo vuole. L'orologio però è dotato anche della scatola originale dell'epoca e di un estratto che abbiamo fatto noi qualche mese fa. Estratto ufficiale Audemars Piguet, attenzione, che voi sapete che oggi costa 720, mi pare, euro, solo l'estratto, così tanto per dirne uno, che però vi dà la lecita provenienza, l'originalità, cioè una certificazione, in questo caso, che ha fatto casa madre, ve la facciamo anche noi, evidentemente, ma c'è quella di casa madre che sicuramente è un pochettino più apprezzata, immagino. Signori, noi, sbagliando, sicuramente sbagliando, lo proponiamo a
19.999 euro. È un prezzo promotion, come piace dire a me, di quelli un po' aggressivi, quelli che fanno wow, capito? Su un orologio che sicuramente non è per tutti i polsi, è inutile raccontarsela, ma su un orologio che, signore, ha un fascino, ha una bellezza, e vi diamo la possibilità di comprarlo a un prezzo che non esiste, ribadisco, perché 30, 40, noi meno di 20, noi un caffè in meno di 20.000, un caffè in meno. Grande, grande orologio, tutto in oro bianco, bracciale bello lungo, fallo vedere, ma molto bello lungo, ok, completo, senza problemi, ok? Ah, complimenti, bravo Emanuele, bravo Emanuele. Allora, e abbiamo parlato anche di questo gioiellino, non male, non male, non male, anche perché non male, perché può essere una bella occasione per qualcuno di voi. Fate una veloce carrellata, che intanto guardo un po' in giro e vedo cosa mi sconquintera nel cervello. Giulio Fabrizio ci chiede: tue sì. considerazioni sugli Oyster Perpetua colorati? Sono dei gran belli orologi. Rolex ha reintrodotto, dammi la linea per favore. Rolex ha reintrodotto quello che era un concetto che nei decenni precedenti era ad appannaggio del lusso, perché i quadranti così colorati venivano prodotti sui D-Date. Però i D-Date, essendo in oro, costano. Mentre invece Rolex adesso sui primi prezzi, proprio andato da un eccesso all'altro, dal modello più al modello meno. E fa questi quadranti colorati che hanno avuto un successo incredibile, tra le altre cose, e che oggi vedono quotazioni molto, molto più alte rispetto agli listini. In alcuni casi parliamo anche di 3 volte, di 4 volte, di 5 volte il listino, quindi la differenza è grossa. Il bello è che poi 2 anni fa alcuni colori, tipo il cosiddetto Tiffany, l'hanno tolto di produzione. È lì che è diventato bello questa storia, perché poi il mercato è iniziato a impazzire. O per esempio sul 41 mm hanno tolto il giallo senape, che secondo me era il colore più bello da indossare, a mio gusto personale, poi per quello che vale. Ok, quindi ci sono tutti questi fattori. Detto ciò, io non sono di quelli che dice: ma secondo me andrebbero collezionati, che sono tutti i colori, perché a parte che ci vogliono anche un po' di soldini per farlo, e forse con quei soldini faccio altro a livello di collezionismo di Rolex, ma sicuramente sono uno di quelli che dice: ce ne sono alcuni che sono veramente piacevoli da indossare. Ti ripeto, a me, base al mio gusto, c'era quel giallo senape che mi dava fantasia, mi piaceva da morire, e quindi io me lo sono comprato, banalmente. Boh, dimmi. Allora, ci chiedono di mostrare gli Omega e poi anche gli Eberhard. Eberhard ne abbiamo uno solo, Omega stanno qui. Eberhard, aspetta che lo vado a prendere. Sì. Allora, aspetta che io sto cercando l'Eberhard, che non mi ricordo. Siamo a 15.000, bravo, così Davide è felice e forse non... Intanto Alessandro ti comunica che ti ha confermato il tuo Reduce preferito. Quale? Il Racing? Ah, sì. Quindi Alessandro che l'ha confermato prima. Ah, ok, grazie Alessandro e complimenti. Orologio strepitoso. Allora, vieni qua Gianni. Questo è l'Eberhard che abbiamo a disposizione, lo Scafograph, 300 metri, un professionale subacqueo, con i dettagli in blu, carino, non male. Signori, listino 3680, noi 2695, noi 2695. Noi 55 euro mensili. Ecco. Inizia a diventare veramente facile, no?
ti compri un professionale serio, valvola di scarico dell'elio, un professionale serio di una maison importante come Eberhard & Co. a 2.500 euro, ma soprattutto a 55 euro al mese. A soltanto 50. Scusa, per esattezza, i 55 euro al mese, caro Vito, partono dopo un acconto di euro? L'orologio costa 2.695, 2.7. 2.7, sì. Diciamo con 200 come acconto, 2.300 euro, 55 euro mensili. Ah, ok, 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 ok. Bene. Guarda, quindi un acconto veramente minimo, alla fine, cioè non è uno sforzo neanche l'acconto. Guarda però che bello. E l'orologio è nuovo, la cosa bella è che l'orologio è nuovo. Boh, questo è però il momento... Giù, due comunicazioni. Sì. Per quanto riguarda i GMT che abbiamo, puoi indicare velocemente le proposte? Sono quattro, credo. E poi Fedo invece ti chiede tuo parere personale sul Chronomaster Sport di Zenith. Bellissimo, anche quello ce ne arriva uno, Anche quello ce ne arriva uno. Bianco. Attenzione. Allora, i GMT, vieni qui. Sono questi quattro, per favore. Allora, abbiamo questo che è lo Sticky Dial calibro 3186. Rarissimo, grande orologio da collezione. E viene 13.660, scusa. Pensa un po'. Poi... 12.5 è l'occhio di tigre, poi scendi 22.220 il Pepsi, 15.575, 19.575. Scusa, hai ragione, 19.575 il lo Sprite nuovo, 19.575. Ok, questi sono i prezzi. Se c'è uno che vuoi vedere meglio, io con piacere te lo ripresento, ma veramente con grande piacere, perché per esempio con la Sticky Dial, mamma mia ragazzi, ricordate queste parole che adesso ve le dico. Questo è il classico orologio che fin quando è qui, è qui. E quando non c'è più inizieranno a chiamare le persone, ma non ce l'avete, ma io l'avevo visto, ma io lo volevo. Avvisati, orologio da collezione vera. Calibro 3186, Sticky Dial, non lo trovi mai più in quelle condizioni. Fallo rivedere. Attento che sia al limite. Sì, lo so, e continua ad andare avanti. Quale? Abbiamo 4, 5. Sì, perché per esempio non abbiamo fatto vedere, c'è anche questo Pasha C, tra le altre cose. Però Domenico, dici quale che te lo facciamo vedere? Santos, ne abbiamo 3. Acciaio oro grande, blu grande o il medio bianco? Questo viene 2840, guarda che carino che è. Domenico, scrivimi che così te lo faccio vedere subito. Blu grande. Blu grande, te lo faccio vedere subito. Ok, scendi un attimino Gianni, che nel frattempo io vado subito per Domenico. Ecco, ritorna qua Gianni. Nuovo 2024, nuovo di pacca, Domenico. Da 8.570. Da 8.500 euro, nuovo di pacca 2024, no problem, 8 anni di garanzia, Cartier. Non male, non male. Ok, scendi, vai. Allora. Buon Vito, tu ridi, scherzi, giochi, ma mancano solo 20 minuti alla fine, Ah, è tornato anche il buon samaritano. Mamma mia. E cosa ci ha portato di buono? Le cioccolatine? E cosa ci ha portato quell'uomo lì? Vito, a te cosa ha portato quell'uomo lì? Sì? Bene.
Bene, Giulio, scusami, Marco sì, ci chiede, o almeno chiede a te, come ha detto al settore, un investimento importante da scegliere tra il Daytona fuori produzione, quello che abbiamo, il Ghira Ceramica, e il Pepsi che si dice andrà fuori produzione, tra i due, a parità più o meno di prezzo. Gaetano, perdonami, se hai un investimento importante da fare, compri entrambi. E non è una provocazione, o non è voler fare l'esagerato. Dammi la linea, grazie. È l'onestà delle cose, perché mi metti in serie difficoltà. Il Daytona è sempre Daytona. E il Pepsi è anche sempre il Pepsi. Sono i due orologi veramente più... tra le altre cose, nelle due configurazioni più. Quindi... tra le altre cose, normalmente per antonomasia, in un momento così appunto normale di mercato, uno dovrebbe dire più il Daytona del Pepsi, ma in questo momento con tutto il subbuglio che c'è intorno al Pepsi è difficile non consigliarlo fortemente. E allora tu capisci bene, caro mio, che veramente se l'investimento è importante, se ne hai possibilità, compra entrambi, perché io ho paura di sbagliare nel consigliarti l'uno o l'altro, ma ho paura seriamente di sbagliare, non ho una certezza matematica, ok? Poi ecco, questo è uno di quei casi dove hai la fortuna di poter anche far vedere quello che tu preferisci, cioè a te quale piace di più. Segui un po' il cuore, perché giustamente, come dicevi tu, la differenza ormai economica tra i due è piccolina, oggettivamente è piccolina. E sono due orologi che in questo momento sono entrambi in crescita, e sono due orologi che in questo momento, qui da noi, da Chiusone Luxury Watches, trovi con un prezzo molto interessante, sicuramente ai punti più bassi del mercato. E quindi decidi col cuore. Dai, l'unico vero consiglio che ti posso dare è decidi col cuore, anche perché l'unica cosa vera è tra quei due, quello che prendi e prendi, cadi in piedi, non ti fai mai male, non ti preoccupare che la scelta sbagliata non sarà mai, quindi vai sereno. Boh, torniamo a vedere un po', dai. Ti vedo bene con quel robetto in mano, sei top. Giulio, scusami, il prezzo del Tudor GMT acciaio oro? Tudor GMT acciaio, non lo so, aspetta un attimo, non l'ho ancora presentato oggi. Eccolo qua, subito. Venite bella gente, venite. 2022, full set. 4.695 euro, non male, 4.695. E poi Luigi, chiedo un'informazione, ha un polso su poco meno di 18, tra un Black Bay 58 e un Black Bay 41? Meglio il 58, se il polso non è così grande sicuramente il 39 mm calzerà, anche se fosse stato più di 18, a meno che non fosse stato un 20, allora no. Ma anche 18 e mezzo, per dire, io avrei comunque consigliato il 58 a gusto personale, perché come orologio lo trovo più armonioso, lo trovo più equilibrato nelle linee, lo trovo più piacevole, ok? Ma ripeto, è gusto personale, perché poi ci sono tanti amatori anche del 41 normale, e d'altronde se si vede ancora benissimo il 41 normale, questo è un 41 normale come cassa, vuol dire che ci sarà qualcuno a cui piace, anzi non qualcuno, tanti. Vabbè, l'abbiamo fatto vedere, dai. Vai avanti. Dimmi. Eh sì, un po'. Fagli vedere. Un po'. Ne abbiamo 10, 11, 12, una cosa del genere. Pronti, disponibili oggi, Poi ne arrivano altri. Provo a metterteli così, forse è un po' meglio, non lo so, vediamo. E allora, mancano poco più di 10 minuti. Stai per andare, sì.
Mancano poco più. Con i like come siamo messi? 16.300, mannaggia, non li raggiungiamo i 50.000 oggi, eh? Oggi non li raggiungiamo i 50.000, alla prossima diretta li voglio raggiungere, va bene. Cartier panoramica. E Cartier stanno qua, tesoro. Vai, ti puoi avvicinare un po'? Ancora poco? Basta. Abbiamo tre Santos, acciaio, acciaio oro e medio. Poi abbiamo, scendi, qui abbiamo il Tank Mast, grande, nuovo, a listino, 3.600 euro. Non lo trovate da nessuna parte, da nessuna parte. E poi abbiamo il Pasha C, a 2008 se non ricordo male. Vito, tu te lo ricordi? Prezzo del Pasha C nero? 2840. Bravo, vedi, io quel ragazzo, vedi perché lo adoro? Perché non è un ragazzo, appunto, sì, hai ragione, è un vecchietto, va bene, ok. Eh sì, ormai è un po' pelatino, esatto, l'ho detto bene, eh? Lo so, vabbè. Allora, signori, mentre fate gli ultimi sforzi col ditino sul mi piace, mi raccomando, andate su TikTok, guardate la live, mi piace, così. E praticamente, come si chiama? Picchiarello, bravo, Picchiarello, quello dei cartoni animati, quando ero piccolino, mi stava simpatici. Va bene, ok, perfetto, va bene, divagazione. Detto ciò, a parte queste cosine qui, ho pochi minuti, se avete qualcosa da domandarmi, scrivete. Prezzi Omega. Allora, Moonwatch, abbiamo gli esalite a 6.295, doppio zaffiro a 7.395, poi abbiamo i reduced, poi abbiamo il Seamaster a prezzo. E anche quel Targa Florio, vedi che stavo per dimenticarmelo, è il Targa Florio eccezionale. Eccezionale il Targa Florio. Prezzo Santos medio, lo dico subito, questo Gianni, da 7.750 listino, il nuovo 2024, occhio, 7.270 euro, orologio nuovo appunto con 8 anni di garanzia, nella scatola troverete anche il cinturino in cuoio e la deployant. Perché così potete smontare facilmente un sistema brevettato Cartier, fantastico, smontate il bracciale, montate il cinturino in pelle, cambia completamente volto l'orologio, straordinario, orologio sicuramente da consigliare a un caro amico o anche a una cara amica. Giulio, per Giuseppe, possiamo rivedere l'Eberhard? Sì. Ok, ci siamo. Eberhard, era questo? Vedi che l'ho imparato ormai al buio, che bravo. Vieni qua, Scafograph 300, stai attento, perché da 3.680 listino, questo è nuovo, io te lo propongo a 2.695, da 3.680 a 2.695, ci sono 1.000 cocozze di sconto, l'orologio è nuovo, professionale in acciaio, per andare quest'estate ovunque tu voglia, in qualunque mare tu voglia, senza problemi, carinissimo. Carinissimo, con questi dettagli in blu, sia delle scritte Scafograph 300, sia della lancetta di secondo. Poi questo sicuramente, domani chi ci sei tu? Ah, sei in festa anche domani. Mamma mia. C'è il nostro amico Vito che fa festa tutti i giorni. Tutti i giorni è una festa per lui. Incredibile. Boh. Allora, andiamo avanti, andiamo in carrellata. Allora. Vai anche tu in carrellata che bevo un goccio d'acqua prima dei saluti, perché tra poco noi salutiamo. Non male, veramente. Allora, signori, nel frattempo che io posso ringraziarvi, posso dirvi, aspetta che sto lasciando un attimo,
prima che faccio danni, che io sono bravo a fare danni, tu non lo sai, ma caro mio, allora prima che arrivi il momento di salutarvi, intanto dammi l'aggiornamento sui like, come siamo messi con 17.003, almeno toccare 18 sarebbe stato bello. Se qualcuno si impegna un po' col ditino, magari, vabbè. Signori cari, avete un ultimo orologio da vedere, da fare, così? A proposito, per chi di voi, cosa importante, per chi voi ci segue dai social e vuole confermare, prenotare, bloccare un orologio, scriveteci via WhatsApp 080 6 9 7 7 1 50, o chiamateci, è uguale, tanto ci sono tutti lì i fanciulli che vi rispondono. È una cosa fondamentale per riuscire a mettere da parte le cose, ok? Domani ci sarà una diretta normale, non faremo questo bazar, no. I bazar li faccio soltanto io che sono matto, per carità. Domani diretta normale, domani ci sarà il buon Filippo, che lui è molto più elegantino e giusto, perché gli orologi meritano. Allora. Voi di là, tutto il reparto, come siete messi? C'è una certa serenità o ancora siete... Nico, scusami, Giulio, Nico mi chiede, ci chiede il prezzo, il diametro e l'anno del Bulgari. Prezzo, diametro e anno. Allora, 39 mm, quello me lo ricordo. Dov'è? Meno male. E poi anche per un altro signore, un'occhiata ancora all'FXD di Tudor. Sì, aspetta un po' che devo vedere. FXD sta qui. Bulgari, ce l'ho qua, era un po' nascosto, hai ragione. Allora, FXD, vieni al volo che tanto ci metto un attimo. Titanio nuovo, allerta prezzo, da 4.270 listino, 3.845, orologio nuovo, non facilmente trovabile, è inutile che ce la raccontiamo, ok? Bello, titanio, leggero, ceramica, leggera, boh. Poi, per l'altro amico, Bulgari, 39 mm. Prezzo 2910, anno 2015. E ho risposto a tutto? Sono stato bravo. Acciaio, automatico, datario ore 3, indici misti. Non male. Questo potrebbe comprarlo anche quell'amico mio, quello che ogni tanto mi viene a trovare quando non ha niente da fare. Come si chiama? Bartolo. Una cosa che potrebbe anche pensare di fare. E io gliela consiglierei anche, perché soprattutto quando hai da farti perdonare qualcosa, insomma, un orologio aiuta sempre. Fai parlare l'esperienza, amico mio. Presentarti senza niente, presentarti con un orologio. Vabbè. L'FXD non ho capito, aspetta un po'. Te lo faccio rivedere. Vieni qua. E il cinturino è quello. Aspetta, ti faccio vedere anche quello. È quello in tela. Aspetta un po'. Tela con lo strap, quella tecnica, no? Per i sommozzatori, perché questo è l'FXD, l'hanno fatto per gli uomini rana. Dico bene? I ranocchi, praticamente. Non proprio. Va per dire. Tu Vito ne sai qualcosa dei ranocchi, come ti piacciono quegli uomini lì, i ranocchi. Guarda qua, alta visibilità, come è giusto che sia per un orologio, per i sommozzatori, per, insomma. Poi sono incursori gli uomini rana francesi, giusto? Non sono incursori? Non ho fatto il militare. Non avevamo dubbi. È uomo di pace lui, Anche nei tempi quando era obbligatorio, lui è uomo di pace. Vabbè, avrà fatto l'obiettore di coscienza. Vabbè, questo qui, abbiamo detto che scontato è 3.845. Chiedo scusa per le divagazioni, perdonatemi. Mancano 3 minuti e mezzo alla fine della nostra diretta. Allora, mettiamo un po' a posto, che poi mi sgridano anche per quello. Questo invece andava qua. Si vedeva, sì.
Ma questo qui, Bianco Romani, ghiera in oro bianco, bracciale Jubilee, scatola garanzia Rolex, a 6.680 con 4 anni di garanzia nostra che io sono Luxury Watches. Come lo vedete? A 6.680, come lo vedete? Che ne racconti tu? Tu per esempio che sei lì dal tuo. Vuoi fare un regalo al tuo papà? Così la prossima volta almeno gli mandi un messaggio e sai cosa scrivere. Perché anche nel tuo caso funziona come diceva Bartolo. Presentarsi a mani piene è meglio che presentarsi a mani vuote. Però io do dei consigli, E un orologio aiuta sempre. Da una parte e dall'altra, caro mio. Capisci a me? Dimmi, lo vuoi comprare? Questo vuoi tu? Vuole comprare questo? Oh, se ho capito bene, tiri fuori la carta di credito, gente. Buon uomo, non si preoccupa. Beh, signori, io sono praticamente arrivato alla fine. Intanto vi devo ringraziare. È stato un pomeriggio diverso dal solito, e questo grazie a voi. È stato un momento di piacere. Abbiamo fatto un esperimento, signori. Ne vedrete altri, perché è una direzione che vogliamo intraprendere. Servono gli esperimenti per capire dove migliorare. E voi nel caso scrivetecelo, perché ci serve, ci aiutate. Noi siamo qui proprio per cercare di, no? E per il resto però diciamo che la macchina collaudata dell'organizzazione Chiossone, quella funziona normalmente. Quindi gli orologi tutti super controllati, 4 anni di garanzia, tutte le certificazioni scritte, i test di cronocomparatore, di impermeabilità, i controlli sulla macchina del tempo, insomma, lo sapete. L'originalità, insomma, tutti i 7 controlli, 3 volte, passaggio 3 volte per 7 controlli. Quindi in totale realmente sono 21 controlli, se lo vogliamo mettere così. Così, per non saperne leggere e scrivere. Ma tutto questo perché? Perché noi vogliamo dormire tranquilli la sera e soprattutto vogliamo dare a voi dei sogni fantastici da fare, non preoccupazioni, non agitazioni, non pensieri, non cose che, ok? Bene. Devo ringraziare assolutamente tutti gli amici che anche sui social ci hanno fatto compagnia, perché senza di voi ci saremmo magari un pochettino così ammoggiati, e invece grazie. Devo ringraziare tutti coloro che ci sono un attimino fatti venire il crampetto al dito a forza di schiacciare su TikTok. A quanto siamo arrivati prima che 17, no, manca un minuto e mezzo. 17.8, no, aspetta, io voglio arrivare a 18.000. Per favore, su TikTok, fatemi arrivare a 18.000. E una P, anche perché io non sono scaramantico, però quel 17 lì, no. Adesso voglio uno di voi che mi dice no, 17 ci sta bene. Io voglio uno di voi che mi dice che 17 sta bene. È meglio 18. Io non sono scaramato, però. Quindi, per favore. E anche voi da casa, aiutate a togliere questo. Sei 18? Sei arrivato? Allora, posso chiudere in santa. 18.000 mi piace. Vado a dormire sereno. Sereno, mica tanto. Signori, io sono a dieta, è una tragedia incredibile. Ma quando serve, lo faremo. Come si è messo Gianni? Signori, domani alle 17 siamo sempre qui. Comunque scrivete WhatsApp sempre con voi. Grazie. Ciao a tutti.